Ora si registrerà la conferenza. Buonasera. Mi sembra che manchino solo un paio di collegamenti. Possiamo cominciare con l'appello, poi vediamo chi arriva dopo, lo aggiungiamo. Dottor Coscarelli, buonasera, le chiedo di procedere con l'appello. Grazie. Buonasera, grazie Presidente. Carina Roberta. Presente. Pozzoli Emanuele. Presente. Corbetta Alessandro. Presente. Riesce ad attivare il video? Sì, ci sto cercando di attivarlo, ho qualche problema. Un po' per vederla Comunque, e basta. sì, eccomi, dovrei esserci. Dovrei... Ottimo. Romano Flaviano. Presente. Riva Paola Patrizia. Presente. Bruscagin Davide. Mi ha scritto che sta avendo problemi, Bruscagin, con Ok, lo chiedo. l'audio. Luca Giovanni. Presente. Cacciatore Alessandro. Presente. Palotta Massimiliano. Presente. Merazzi Gianluca. Presente. Gatti Vittorio. Cazzaniga Sergio Gianni. Mi ha detto che si sta collegando, non so se ha qualche problema. Ettamanzi Maria. Presente. Villa Fabrizio. Presente. Cattaneo Andrea. Presente. Maddaloni Stefano. Presente. Alfieri Piero Angelo. Eccolo. Presente. Bruscagin Davide. Presente, scusatemi, ma si era disattivato l'audio del computer e non sentivo. Gatti Vittorio. È presente. Presente, presente. Gatti Vittorio. Sì. Gesù, Gesù, ci sono, presente. La vedi Minga. È qui con Ah, me. ok, non l'avevo vista, eh. No, ok. Insieme a me. Cazzaniga Sergio Gianni. Adesso lo chiamo, vediamo. Ha dei problemi, non riesce a collegarsi, comunque sta tentando. Perfetto. Poi abbiamo gli assessori Gallinda e Ermo. Presente. Vedo. Casiraghi Luciana. Presente. Fusco Barbara. Presente. Rivalcide. Presente. Viviani Luca. Presente. E vedo il signor Cazzaniga Gianni. Presente. Siamo tutti, Presidente. Siamo Benissimo. 17. Benissimo, grazie. Allora, passiamo subito al primo punto all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. Ecco, no, prima di iniziare vi ricordo una cosa di cui abbiamo parlato l'altro giorno nella conferenza Capigruppo. Vi chiedo, per quanto possibile, ad ognuno di voi, negli interventi per ogni argomento, di fare due interventi.
quindi cerchiamo di mantenerci in un numero abbastanza contenuto per non perderci come la volta scorsa, poi i collegamenti vanno, diventa un po' difficoltoso. Quindi se io vi chiedo gentilmente se è possibile, se si riesce, contenere ogni intervento per argomento in due richieste, quindi due interventi per ogni argomento per ciascuno, se questo si può fare. Ecco, poi vediamo man mano come si svolge la riunione. Grazie. Allora, primo punto l'ordine del giorno vede comunicazioni del sindaco, quindi la parola al sindaco Pozzoli. Scusi sindaco, vorrei chiedere a chi non è collegato di tenere spento il telefono, l'audio. Grazie. Sindaco. Sì, buonasera. Vi aggiorno sull'andamento della seconda ondata del virus nella nostra città. Gli ultimi dati ci mostrano una lenta ma costante riduzione delle persone positive. Dopo il picco raggiunto il 18 novembre con 345 positivi, è iniziata una discesa lenta ma costante. Infatti, se una settimana fa i positivi erano 324, oggi sono 278, con un'età media di 57 anni, ma con ben 58 positivi ultra ottantenni, con una età media di 89 anni. Su questo dato purtroppo incide ancora una volta la presenza delle case di riposo nel nostro comune. In questo momento infatti sono 44 gli anziani ospiti delle nostre 3 RSA positivi al Covid. I minori positivi invece sono 20 con un'età media di 10 anni. Anche in questo caso, dopo un picco di 59 positivi del 17 novembre, data molto vicina al 18 per il dato complessivo, assistiamo ad una rapida discesa dei positivi. Va aggiornato purtroppo il dato sui decessi, perché saliamo a 35 da inizio pandemia, essendoci stato un decesso il 24 novembre. L'età media dei deceduti si abbassa, perché siamo a 79,81 anni, quindi più o meno 80 anni. La nostra amministrazione continua ad essere proattiva nell'offrire servizi e strumenti ai nostri cittadini per affrontare la pandemia. Ad esempio, l'ultimo è la possibilità di sottoporsi al tampone rapido drive-thru che è allestito attraverso il drive-thru che è allestito presso il centro sportivo. Strumento utile, tanto che è stato pensato e richiesto anche dai comuni vicini come Briosco, Veduggio e Corezzana. In questi giorni ci si sta attrezzando anche per il comune di Carate, per ospitare anche i pazienti del comune di Carate. L'utilità sta appunto nella rapidità non solo dell'esito, ma nella possibilità di avere accesso al servizio, oltre che alla possibilità di farlo in casa senza uscire dalla nostra città, in un luogo comunque che anche psicologicamente percepiamo più familiare. In particolar modo per gli utenti negativi, il vantaggio concesso ai nostri cittadini è di poter tornare rapidamente alla normalità, abbandonando le scomodità dell'isolamento fiduciario in casa e soprattutto tornare rapidamente alla propria vita professionale senza dover aspettare necessariamente i canonici 15 giorni per avere certezza della propria negatività. Finalmente da questa settimana è aumentata anche la disponibilità di tamponi per ogni medico, siamo riusciti a superare quella prima fase, come avevamo già detto la volta scorsa, rendendo quindi il punto tamponi senza più alcuna limitazione di disponibilità. È anche vero che di contro stanno diminuendo le richieste di tamponi rispetto alle scorse settimane, proprio perché siamo in una fase calante, per fortuna, della diffusione del virus. Per fortuna appunto quindi la richiesta sta decrescendo proprio in virtù del miglioramento della situazione generale, ma il drive-thru in ogni caso è stato pensato per durare tutto il tempo necessario legato alla pandemia, non è una installazione spot, nel senso che è valida per poco tempo, è proprio pensata per durare, e anche gli strumenti normativi con i quali ci siamo legati con gli altri comuni non hanno una durata breve. Un altro impegno assunto dalla nostra amministrazione è la collaborazione con i medici di medicina generale della città per la somministrazione dei vaccini presso il Palazzetto Perego. Un'operazione mai realizzata né pensata prima, per la quale ringrazio davvero di cuore per il tanto lavoro svolto la Protezione Civile, l'Ordine di Malta, gli Alpini e la Polisportiva.
Come anticipato, qualora dovessimo mettere a disposizione struttura e organizzazione per le vaccinazioni anti-Covid, questa esperienza è servita come prova generale con una straordinaria utilità, tanto che questi primi giorni ci hanno permesso di comprendere i punti di forza e di debolezza della struttura messa in campo e che testeremo già con la prossima sessione di dicembre, quando sarà disponibile la restante parte di vaccini. Giusto per dare qualche numero, nel primo giorno sono state vaccinate presso il centro sportivo oltre 700 persone. Complessivamente i vaccini somministrati sono oltre 2000. Su 23 turni previsti sono stati pienamente realizzati 13 turni, parzialmente 2 turni, cioè significa che erano finiti i vaccini, mentre quelli annullati in anticipo sono stati 8. Per turno intendo la presenza in mezza giornata, quindi 4 ore, del medico e dell'infermiere presso il palazzetto. Poi ho personalmente fatto una stima dei vaccini mancanti, confrontandomi con ogni medico e raccogliendo le informazioni. Ho dati disponibili di 7 medici su 8 che hanno partecipato al progetto, mentre sono 9 i medici della città perché uno ha preferito vaccinare presso una propria struttura. Quindi dicevo, dai numeri disponibili emerge che potremmo organizzare la prossima sessione di vaccinazione in 2-3 giorni. Questo dipende ovviamente da quanti vaccini riceveranno i nostri medici e da come abbiamo pensato di ricalibrare l'afflusso alla struttura. Ovviamente continua il confronto dell'amministrazione comunale con i nostri medici di medicina generale, con tutte le strutture sanitarie, quindi ATS, SST, per continuare come fatto finora, per fare la nostra parte in modo proattivo nell'offrire nel miglior modo possibile servizi e strumenti per affrontare la pandemia. Ovviamente il comune, come già ripetuto tante volte, non ha competenze di tipo sanitario, quindi tutto quello che facciamo lo facciamo con tanto lavoro, con un po' di fatica, perché ovviamente non è competenza nostra e non c'è nessuno storico in precedenza, per fortuna, però in ogni caso penso di poter affermare che stiamo lavorando davvero tanto per poter riuscire ad offrire strumenti e servizi alla nostra città. Stiamo cercando di strutturare anche qualcos'altro di più complesso, però ci scontriamo come sempre con un po' di difficoltà legate alla burocrazia e ovviamente anche alle competenze che, ripeto, per un ente locale non sono di tipo sanitario. Grazie. Grazie signor Sindaco, c'è qualche intervento a proposito? Calzaniga Sergio, Besana Attiva. Prego. Niente, l'osservazione non riguarda l'amministrazione, riguarda i vaccini, ma appunto questo ritardo in una situazione come questa sicuramente non è un gran bene per i nostri cittadini che se andiamo avanti con questi tempi rischiano di vaccinarsi prima per il Covid che non per l'influenza. Invece un'osservazione, signor Sindaco, visto che non siamo più nella situazione, diciamo, che abbiamo avuto purtroppo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Secondo me non è spiegabile che noi ai cittadini che hanno bisogno di ricevere strumenti perché in casa c'è la presenza di positivi al Covid, ricevano ancora le prime mascherine che noi abbiamo dato. Cioè non abbiamo più un'urgenza come allora di non averne a disposizione, eccetera. Per cui io direi che quelle che consegniamo dovrebbero essere dalle chirurgiche in avanti, questa è l'unica osservazione. Per il resto, come dire, concordo sul fatto che stiamo seguendo nel modo opportuno i nostri, diciamo, le nostre famiglie che hanno questi problemi. Se posso, Presidente, sulle mascherine, a dire la verità, con la Protezione Civile abbiamo discusso anche se continuare a distribuire perfino le chirurgiche, perché oggi come oggi sono più reperibili rispetto al passato. Però abbiamo fatto due tipi di valutazioni, tra l'altro sono arrivate proprio dalla Protezione Civile e anche per esperienza diretta di alcuni. Allora, per quanto l'utilità sta nel fatto che spesso non potendo uscire di casa
non solo un appartenente al nucleo familiare, ma tutto il nucleo familiare, anche la mascherina diventa difficile da recuperare. Quindi averla a disposizione nuova ti permette, una volta negativizzato, di poter uscire però comunque con la mascherina. In casa è utile se c'è una persona del nucleo familiare positivo e viene fatta indossare sempre, tra virgolette, passatemi il termine, fresca a questa persona quando ha bisogno di uscire dal proprio locale di isolamento. Invece, se tutto il nucleo, gli si dà la possibilità di uscire poi con degli strumenti nuovi. Inoltre, ricordo che per quanto riguarda le altre, anche l'ultimo DPCM, se non sbaglio, che ha data 3 novembre, conferma che l'obbligo di coprire le vie respiratorie è consentito con qualsiasi strumento, anche mascherine di comunità o addirittura autoprodotte, e quindi è sicuramente meglio dotarsi degli strumenti che forniamo noi. Comunque, proprio sulla valutazione che sono, la domanda, vi dico la verità, se continuare a distribuirlo o no, l'ho fatta io, la Protezione Civile, è stato proprio il responsabile Dario Grassi che mi ha suggerito di continuare con questo strumento, anche se effettivamente con questi numeri ne stiamo dando, consegnando veramente tante, perché mi pare ne consegniamo 4 chirurgiche ogni persona positiva. Immaginate che ne abbiamo solamente oggi 278, ma ne abbiamo avute quasi 350 fino a pochi giorni fa. Vuol dire che anche lo sforzo da parte della Protezione Civile di consegna settimanale delle mascherine è abbastanza importante. C'è anche poi una nota che bisogna sottolineare. Parlando con alcuni cittadini positivi, cosa che ultimamente mi riesce sempre più difficile perché sono davvero tanti, è stato particolarmente apprezzato il gesto perché ci si sentiva considerati. Comunque teniamo conto che oltre alla sofferenza fisica c'è anche una rilevante sofferenza psicologica nell'aver paura, giustamente, quando ci si ammala, perché qualcuno di noi può testimoniare che effettivamente non si passano dei giorni tranquilli. E il fatto comunque di sentire qualcuno, in particolar modo la tua comunità vicina, che ti viene addirittura a consegnare a casa qualche strumento, è stato apprezzato. Penso che sia anche un gesto semplice da parte nostra, ma comunque che fa tenere presente che la comunità di Besana c'è nel caso in cui ci si ammali. Quindi anch'io ho fatto questa domanda, effettivamente mi è stato suggerito direttamente dalla Protezione Civile di continuare. Scusi Presidente, solo un chiarimento. Io sono assolutamente d'accordo sull'andare in casa e sul portare le mascherine. Insisto, non distribuirei le mascherine, diciamo così, non chirurgiche in situazioni dove, diciamo, la certezza dello strumento, a mio parere, è molto molto importante. Ecco, in questo senso. Tra l'altro, in questo caso un consiglio poteva anche essere, siccome ne erano arrivate tantissime chirurgiche alle scuole che poi sono state chiuse per le classi seconde e terze, eventualmente in caso di difficoltà di reperimento le si potevano anche temporaneamente prendere dalle scuole e poi darle. Perché mi risulta che nel nostro budget, tra virgolette, nella gestione del Covid, problemi in questo momento grossissimi di carattere economico come amministrazione, proprio per il grosso impegno che sta dando Besana e che, come dire, da consigliere apprezzo, vorrei farmi comprendere. Quindi facciamo bene ad andare, facciamo bene a portare gli strumenti, non portiamo quelli meno adatti. Era questa solo l'indicazione. Grazie. Chiedo ai consiglieri che vogliono intervenire di scrivere in chat come abbiamo fatto le altre volte, così io posso vedere chi deve intervenire e dare la parola. Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali sedute consiliari del 23 e del 29 settembre 2020. Avete ricevuto tutte le trascrizioni? Ci sono delle osservazioni da fare o andava tutto bene? Consigliere Villa, prego, a lei la parola. Consigliere Villa, non la sentiamo. No, mi dispiace, ma non si sente proprio.
non so cosa fare. Se vuole riprovare magari tra un po', vediamo. Ecco, adesso forse sì, provi. Sì. Buonasera a tutti. Innanzitutto un saluto particolare. No, non si riesce proprio a capire, mi dispiace. Non si capisce, non si riesce a capire. Sì, prego, provi a riuscire a rientrare, grazie, sì. Sì. Consigliere Tettamanzi, prego, intanto lascio a lei la parola. E almeno non perdiamo tempo intanto che Fabrizio prova a rientrare. Faccio io l'osservazione sul verbale che penso avesse in mente di fare lui. Nel verbale del 29 settembre, a pagina 10-11 mi sembra, c'è una dichiarazione che è stata attribuita all'assessore al bilancio, mentre invece era del sindaco. Non so se lei ha, Presidente, ora, non ce l'ho davanti e quindi al momento non mi ricordo di avere, se avevo segnato questa cosa o meno. Comunque controllo, ho segnato adesso la sua segnalazione e verifichiamo domani con la segreteria. Io ho riascoltato l'audio, però ricordavo che la risposta mi fosse, quando io chiedevo se si intendeva fare qualcosa per le utenze domestiche rispetto alle agevolazioni tari. Ricordavo che mi avesse risposto il sindaco, qui invece la risposta è stata assegnata all'assessore Riva. Poi ho riascoltato l'audio e effettivamente era il sindaco che mi ha risposto, quindi penso debba essere corretto. Certo, domani verifico con la segreteria e nel caso facciamo la correzione, poi dopo vi faccio avere la correzione. Grazie della segnalazione. Niente, allora consigliere Villa, non so se doveva dire qualcos'altro, intanto andiamo avanti, eventualmente lo faccio intervenire più avanti se dovesse riuscire ad avere l'audio. Quindi passiamo, dobbiamo votare per approvare i verbali delle sedute del 23 e del 29 settembre, sempre appunto tenendo conto del fatto che faremo la correzione segnalata dal consigliere Tettamanzi. Quindi chi è favorevole? Carena Roberta, favorevole. Carena Roberta. Sì. Prego, dottor. Lei l'appello lo faccio io. No, faccia lei. Pozzoli Emanuele. Favorevole, occhio presidente che è per malo suo segretario. Corbetta Alessandro. Favorevole. Sì. Romano Flaviano. Favorevole. Riva Paola Patrizia. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Luca Giovanni. Favorevole. Cacciatori Alessandro. Favorevole. Dolotta Massimiliano. Favorevole. Nerazzi Gianluca. Favorevole. Gatti Vittorio. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. Grazie. 17 all'unanimità. Grazie. Allora,
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2019 del gruppo Comune di Pesana in Brianza. La parola all'assessore Riva. Prego, assessore. Buonasera. Allora, il primo punto, come già da ormai da 3 anni, il nostro comune, oltre al bilancio, viene fatto il bilancio consolidato perché ci viene richiesto dalla legge, come dice a pagina 3 della relazione che avete, della nota integrativa che avete ricevuto, sostanzialmente fanno parte del gruppo amministrazione pubblica, gli organismi strumentali dell'amministrazione, gli enti strumentali, le società controllate e nel nostro caso abbiamo il Consorzio di Villa Greppi, la Fondazione Scola, il Parco della Valle dell'Ambro, AEB, Brianza Acque e Capoldi, di cui in realtà siamo soci azionisti per delle quote 0, quindi in realtà siamo delle quote veramente marginali. Quindi non abbiamo, quindi questi enti in realtà non apportano nulla sostanzialmente al nostro comune, quindi non ci danno nessun problema, come avete potuto vedere nella relazione, quindi è più che altro per noi una formalità perché ci viene chiesto di scrivere questo bilancio consolidato considerando i bilanci delle altre società, come poi ripeto a pagina penso 25 nelle conclusioni dice, si ricorda, beh, sostanzialmente dice che comunque sia non abbiamo particolari note di questi enti perché comunque sia il valore a libro è più basso del valore a patrimonio attuale, quindi, e non ci sono richieste, non dobbiamo fare integrazioni, non abbiamo problemi su questi enti, quindi io non avrei nulla da dire, più che altro un atto formale che dobbiamo fare. Grazie assessore Riva, ci sono interventi su questo argomento? No, nessuno chiede la parola, quindi passiamo alla votazione. Prego dottor Coscarelli. Grazie. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Romano Flaviano. Favorevole. Rivola Paola Patrizia. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatori Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Marazzi Gianluca. Favorevole. Gatti Vittorio. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Settamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. 17, unanimità, Presidente. Grazie, grazie a tutti. Allora, il successivo punto all'ordine del giorno vede il quarto punto, salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione generale di bilancio per l'esercizio 2020-2022. La parola all'assessore Riva. Buonasera ancora. Allora, come abbiamo già avuto modo di sentire la presentazione anche del ragionier Ronzoni in commissione, io mi soffermerò su sostanzialmente un paio di punti della relazione della salvaguardia, che sono, vabbè, uno diciamo che nel punto 2 comunque il ragionier Ronzoni dice che le difficoltà insomma di natura economico-finanziaria riscontrate, le considerazioni fatte a settembre valgono ancora tutt'oggi.
In realtà noi siamo andati a fare, a pagina 3, una variazione della parte degli investimenti e siamo andati a fare una variazione prendendo una quota dell'avanzo di 130.000 euro per proseguire l'informatizzazione dei servizi comunali. All'inizio di novembre avevamo fatto una variazione per 70.000 euro per quanto riguarda l'hardware, quindi l'acquisto di PC che ci servirà per l'emergenza Covid, per fare lo smart working. In realtà invece questi 130.000 serviranno per portare avanti il progetto di rinnovamento del software del comune, che nostro obiettivo è quello di partecipare alla gara Consip e quindi andare a concludere un percorso di rinnovamento che abbiamo cominciato all'inizio dell'anno, avendo modificato il software, avendo rinnovato il software dell'anagrafe. Quindi adesso stiamo portando a conclusione con l'anagrafe il fatto di entrare in ANPR, quindi essere collegati in tempo reale con tutti gli altri comuni. Siamo abbastanza vicini all'obiettivo e quindi penso che a breve lo saremo. E questo, il fatto del rifacimento del software, in particolare andremo a modificare il sito del comune, e questo ci permetterà come obiettivo, speriamo nella fine dell'anno prossimo, di poter anche fornire ai cittadini dei servizi attraverso il sito. Sto immaginando in particolare, non so, nei servizi demografici, dove sarà possibile ottenere certificati direttamente online. Ecco, questo è l'obiettivo che ci poniamo e per questo motivo andiamo a fare questa variazione. L'altro punto di interesse e di, se vogliamo, di discussione che c'è già stato nel precedente consiglio è al punto 6, a pagina 4, l'equilibrio della gestione di competenza, dove viene ricordato, l'altra volta è stata la consigliere Tettamanzi a chiederci dei 120.000 euro che sono stati assegnati, ci sono già stati assegnati dal governo, che l'altra volta non avevamo messo in variazione, ma neppure questa volta andiamo a mettere in variazione. Io avevo detto che gli uffici non avevano fatto la variazione, che probabilmente ci sarebbe stata a novembre. In realtà gli uffici, come spiegano nella nota che riprendo in fondo a pagina 4, dice: le scelte che si possono valutare a fronte dell'assegnazione di ulteriori risorse. Qua nel documento non è mai segnato i 120.000 euro, ma stiamo parlando di quei 120.000 euro di cui parlava anche la consigliera Tettamanzi, anche perché la cifra, questo essendo un riparto di 1,2 miliardi, la cifra potrebbe anche aumentare, potrebbe essere anche superiore. Quindi le scelte devono essere due: fare una variazione entro i termini sopra indicati, finalizzata la spesa a specifico fondo, oppure accertare l'entrata in sede di rendiconto 2020 e consentire la possibilità di costituire avanzo di amministrazione vincolata ad utilizzare nel corso del 2021, esercizio che risentirà in modo ancora grave della situazione finanziaria venutasi a creare. Risulta che nel disegno di legge della legge di bilancio del 2021, attualmente all'esame del Parlamento, si è inserita una norma che consente l'applicazione della seconda ipotesi. Quindi noi in questo momento non andiamo a fare nulla, perché il ragionier Ronzoni ci ha dato queste due possibilità, quindi noi abbiamo comunque scelto di attendere, di verificare, anche perché potrebbe essere quindi di fare poi un avanzo vincolato, quindi l'ipotesi numero due, per le spese che potremmo avere anche l'anno prossimo. Stiamo in attesa, perché come ben sapete tutti, di giorno in giorno comunque la normativa, ci sono sempre degli aggiornamenti. Aspettiamo di vedere la legge di bilancio definitiva, comunque avere maggiori indicazioni per poi fare queste scelte. Tendenzialmente ci sarà dovrebbe esserci una variazione, possibilità di fare una variazione di bilancio entro il 31 dicembre di quest'anno, per proprio questi soldi che verranno ricevuti. Quindi nostra intenzione sarà fare un bilancio nel mese di dicembre per prendere decisioni su questi soldi che riceveremo, che in parte ci sono stati assegnati, ma ci aspettiamo di riceverne anche altri. Quindi questa è un pochettino l'indicazione. Quindi per questo anche i 120.000 di cui si era parlato inizio novembre non li trovate, cioè non sono all'interno di questo documento. Poi per quanto riguardano invece le altre parti, come avete visto, il fondo di crediti di dubbia esigibilità non abbiamo problemi da questo punto di vista. Diciamo che la cifra, l'incertezza maggiore per il nostro bilancio
sotto l'aspetto delle minori entrate, nel senso che proprio anche a causa delle decisioni che sta prendendo il governo, quindi di posticipare il pagamento delle tasse, questo fa sì che comunque sia anche per noi certe entrate saranno certe e dipenderanno da quando la legge riprenderà il governo, probabilmente nei primi mesi dell'anno prossimo. Ecco, quindi in realtà questo ci rimane questa incertezza sul fronte delle entrate. Grazie Assessore Riva. Ha chiesto di intervenire il consigliere Tettamanzi Maria Giovanna. Prego, consigliere Tettamanzi. Grazie Presidente. Con riferimento a questo punto all'ordine del giorno e alla relazione dell'assessore, volevo precisare la nostra posizione. Noi capiamo le preoccupazioni espresse dal ragioniere Ronzoni nella sua relazione rispetto alla difficoltà di determinare le entrate da IMU e da addizionale IRPEF. Sappiamo anche però che il governo ha già assegnato dei fondi, circa 500.000 euro, quindi noi abbiamo già ridotto nel nostro bilancio le previsioni di entrata da addizionale IRPEF e da IMU. Sappiamo che sono arrivati questi 120.000 euro e che verranno ripartiti altri fondi entro il 31 dicembre. La nostra posizione rispetto alle due scelte che vengono proposte come possibili dal responsabile Ronzoni nella sua relazione, cioè accertare queste spese con una variazione di queste, scusate, accertare queste entrate di contributi con una variazione entro il 31 dicembre e destinarle a un fondo vincolato, oppure se ci viene data la possibilità rinviare l'accertamento di queste entrate al momento del rendiconto 2020. Rispetto a queste due possibilità, la nostra posizione è sicuramente di accertarle con una variazione di bilancio appena possibile e di destinarle a un fondo vincolato. Questo perché l'accertamento ce le rende disponibili. Non stiamo dicendo che devono essere spese, stiamo dicendo che comunque per una questione di correttezza politica e anche di trasparenza del bilancio, noi sappiamo quali sono le entrate su cui possiamo contare se facciamo l'accertamento con variazione di bilancio entro il 31 dicembre. Per cui ci sembra più corretto fare appena possibile la variazione di bilancio. Aspettare il momento del rendiconto vuol dire minimo aspettare marzo-aprile. Se poi succede come quest'anno, che la situazione è di incertezza, quest'anno l'abbiamo approvato a giugno il rendiconto, per cui non ci sembra una scelta politicamente saggia, diciamo. Rispetto ai 120.000 euro che sono già stati assegnati al nostro comune, invece noi, fosse toccata a noi la scelta, li avremmo accertati già in questa variazione di bilancio, proprio per renderli disponibili e quindi utilizzabili. Non vuol dire che avremmo dovuto spenderli, però ne avessimo la necessità, se li accertiamo in questo momento e li destiniamo a fondo, li possiamo utilizzare. Volevo ricordare che questi 120.000 euro sono stati ripartiti ai vari comuni su due parametri. Uno è la spesa che noi sosteniamo per i servizi sociali, la spesa sociale, e l'altro parametro è il costo dei nostri trasporti scolastici. Quindi sono stati ripartiti in base a delle esigenze precise dei comuni, dei parametri precisi, però sono liberi nella destinazione, non ci hanno posto dei vincoli, li possiamo utilizzare per quanto riteniamo sia necessario spendere, sempre con spese connesse
all'emergenza Covid o all'esigenza derivante dall'emergenza Covid. Per cui, ripeto, la nostra scelta sarebbe stata quella di accertare subito questa... Io dico, uso il termine accertare, non so se è corretto, comunque con una variazione di bilancio acquisire subito questo importo a bilancio e creare un fondo e rendere questa cifra disponibile per eventuali necessità. Lo stesso, cioè, l'amministrazione comunale ha in corso molte attività per proattive, come dice il sindaco, e quindi anche molte spese per venire incontro ai cittadini in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Per cui, ripeto, ci sembrava più saggio e politicamente più corretto farlo subito, farlo in questo momento, per avere somme già attribuite al comune disponibili da spendere. L'altra cosa che volevo evidenziare riguarda il discorso della variazione di bilancio che è stata anche presentata dall'assessore al bilancio e che è l'utilizzo di 130.000 euro di avanzo di amministrazione da destinare a proseguire l'informatizzazione dei servizi comunali e che verrà utilizzata per finanziare una gara che viene fatta con Consip per acquistare software. Volevo solo evidenziare che a suo tempo, a fine 2019, quando questa amministrazione stava perseguendo il progetto di utilizzare il software del comune di Salerno, noi avevamo evidenziato le nostre perplessità perché comunque avrebbe comportato delle spese che superavano i 300.000 euro e non eravamo in presenza di nessuna gara per poter sostenere queste spese. Per cui ci fa piacere che l'amministrazione comunque abbia scelto di seguire una strada diversa nel portare avanti l'informatizzazione dei servizi. Ho finito. Sì, allora cerco di... Sì, prego, assessore Riva, poi sì, prego, risponda pure. Allora, cerco di rispondere brevemente alle due cose. Parto dall'ultima. Noi l'anno scorso avevamo fatto una delibera che avevamo dal Comune di Salerno prendendo l'uso gratuito di alcuni software. Quindi avevamo già pensato l'anno scorso comunque di poter fare una gara Consip. Poi, se ricordate, avevamo avuto da parte della prefettura un controllo dell'anagrafe e in questo controllo c'era stato detto che il software... c'era stato scritto che il software Golem era un problema e che questa cosa era già stata evidenziata nel 2017. Ok, noi siamo corsi ai ripari e c'era stato evidenziato anche che il comune non era ancora in MPR. Quindi con il vecchio segretario siamo corsi ai ripari cercando di passare subito e quindi nella spesa dei 40.000 euro eravamo riusciti a ottenere questo software e altri software per risolvere il problema, cosa che abbiamo fatto e come dicevo in premessa a breve riusciremo a entrare in ANPR, che è una cosa che non c'era a Besana, probabilmente uno degli ultimi comuni sopra i 15.000 abitanti che ci entrerà, e avevamo una gravissima criticità, gravissima, dovuta anche al software. Quindi non avevamo potuto fare la gara Consip l'anno scorso semplicemente perché era tutto bloccato, perché Consip a livello centrale erano state bloccate, mentre la gara è stata aggiudicata ad agosto di quest'anno e quindi adesso possiamo farlo. Non è che non volessimo farlo, non potevamo farlo, e quindi in realtà per risolvere quel problema abbiamo dovuto divenire altre soluzioni, tant'è che, come ricorda lei, noi avevamo un'idea di un progetto globale, invece abbiamo dovuto fare un pezzettino che andasse a risolvere quello che era un problema grosso,
molto importante che era emerso. Per quanto riguarda i soldi, invece, il fatto che in questo adesso cerco di capire quello che mi sta dicendo, quando adesso, a prescindere dai termini, lei sta dicendo ci sono stati dati 120.000 euro sostanzialmente, perché non trovo una riga nelle entrate, nel bilancio? È questo che mi sta sostanzialmente dicendo, se non capisco male. Sì, le sto dicendo questo, però sto anche dicendo, se io trovo una riga nel bilancio in entrata, costituisco un fondo in uscita e se ne ho bisogno li posso spendere, diventano disponibili. Se io non trovo una riga nel bilancio in entrata, non potrò neanche spenderli, aspetterò il rendiconto e poi andranno in avanzo. Però non mi sembra politicamente una scelta saggia, perché se ho delle risorse potrei averne bisogno, tanto non cambia niente, cioè sono in un fondo vincolato che poi voi decidete di usare o non usare. Okay. Non so se è chiaro quello che dico. Certo che è chiaro, sì, infatti lo chiedevo per essere sicuro di aver capito. Allora, quello che lei sta dicendo, noi abbiamo già fatto questa operazione, no? Sui primi soldi, 472.000 che abbiamo ricevuto dal governo, quindi alcuni li abbiamo messi delle spese, ma la maggior parte, come ricorderà, li abbiamo messi su minori entrate. Il problema vero è che anche sulla questione delle minori entrate, scelta che abbiamo fatto in precedenza, non è chiaro dalle normative che continuano a uscire dal governo, alcune già fatte, altre indiscrezioni di cose che usciranno, come esattamente potremo usarli, per che cosa potremo usarli. Non è che loro ci danno, il governo ci dà 472 più 120 più quello che ci darà e spenderli come vogliamo, ok? Non è che basterà dire li abbiamo spesi perché c'è il Covid per far sì che questi soldi possiamo utilizzarli. Quindi in realtà ci sono delle regole ben precise su come possiamo spendere. Ad esempio, l'ultima regola, e di questa è molto preoccupante per noi, ed è questo uno dei motivi per cui comunque andiamo questa volta a non definire, ad esempio, di aumentare le minori entrate, per dire sull'IRPEF, cosa che avremmo potuto fare anche oggi, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti e di maggiore chiarezza da parte dello Stato, è che sembra che, ad esempio, per le minori entrate sull'IRPEF noi potremmo andare a utilizzare questo fondo per minori entrate solo per il 2%, ma se voi ricordate, adesso vado a memoria, noi avevamo messo minori entrate per 200.000 euro, ma il 2% della cifra delle entrate sull'IRPEF che noi abbiamo, si tratta meno di 40.000 euro, ad esempio questo per noi è un problema. Quindi quello che noi stiamo comunque, avevamo già fatto, ma adesso a maggior ragione, andiamo a fare ancora in maniera più puntuale, se possibile, rispetto a quello che stavamo già facendo, è quello di andare a segnare esattamente tutte le spese che abbiamo fatto in più a causa del Covid, per poi in rendiconto a maggio, perché in realtà il ragioniere capo, il sindaco e i revisori dovranno certificare che quelle spese sono state fatte veramente per il Covid. E quindi in realtà non è un processo così banale. Il governo comunque chiede che queste cifre vengano giustificate. Allora, in questa fase dove non è esattamente chiaro, l'altra volta, non essendo chiaro le minori entrate, abbiamo deciso comunque di postare le cifre, di scriverle subito a bilancio, se vogliamo dire così, su quei capitoli. Adesso semplicemente le metteremo a fine dicembre, perché non è che questi 120.000 euro di cui tutti noi sappiamo non verranno mai scritti o verranno scritti nel rendiconto l'anno prossimo, no, a un certo punto li scriveremo e come le dicevo in premessa, ad oggi questa è la scelta, ma se le indicazioni del governo fra una settimana, due settimane dovessero essere diverse, come abbiamo già fatto altre volte, non è che questa scelta è scritta nella pietra. In questo momento a noi, e avendo parlato con gli uffici, con il ragionier capo, sembra la scelta più opportuna ed è la scelta che portiamo avanti. Quindi in realtà, mentre certe risorse che abbiamo ricevuto le abbiamo già postate, altre non le abbiamo postate. Faccio un esempio ancora legato a questa sera. È chiaro che noi i 70.000 euro che dicevo prima per il software, quindi per comprare portatili che ci servono proprio per lo smart working, noi cercheremo, li giustificheremo come utilizzo per il Covid, e quindi in realtà questa sarà una spesa, uno degli utilizzi delle risorse che abbiamo
ricevuto, ecco, su come poi andremo a fare, quindi ad oggi, secondo le conoscenze che abbiamo ad oggi di quello che sta facendo il governo, questa è la scelta. Potremmo trovarci probabilmente il 31 dicembre a dire che facciamo una scelta diversa e magari andiamo a postarli in maniera diversa. Può essere, ad oggi questa è la scelta che facciamo, ma sicuramente si darà evidenza dei soldi che abbiamo ricevuto dal governo entro la fine dell'anno. E poi in rendiconto andremo a delineare esattamente, perché probabilmente, se, come dicevo prima, se le regole cambieranno nel tempo, saremo obbligati a fare delle variazioni e a giustificarle in modo diverso. Grazie Assessore Riva. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Romanò. Prego Consigliere Romanò. Grazie Presidente. Romanò, Gruppo Lega. Come capogruppo della Lega, a nome mio e del mio gruppo, volevo esprimere un apprezzamento al lavoro dell'assessore per il grande adeguamento informatico in corso che prosegue e soprattutto verrà portato a termine. Questo permetterà un passo avanti della qualità lavorativa degli uffici e sicuramente permetterà a tutti gli uffici comunali di lavorare con una qualità enormemente maggiore. Grazie. Grazie consigliere Romanò. Ha chiesto di intervenire il sindaco Pozzoli. A lei la parola, sindaco. Sì, volevo aggiungere due cose a quanto ha detto Riva. Allora, sull'accertamento va fatto entro il 31-12, a meno che lei conosce regole di finanza degli enti locali diverse rispetto a quelle che sono note qui, però non ci sono alternative, non può essere fatto con rendiconto l'accertamento per la competenza del 2020. Primo. Secondo, non è vero che non ci sono vincoli, anzi è il problema che ci sono vincoli sull'utilizzo di quei soldi, perché ancora non sappiamo quali sono. Ce li hanno dati e si aspettano una rendicontazione quando noi avremo chiuso l'anno e ci troveremo a fare il rendiconto probabilmente a maggio. Tra l'altro ci stanno già dicendo che lo scostamento non può essere superiore al 2% sulle minori entrate, quindi niente sul 2020. In più ci sono altre cose, ad esempio le agevolazioni tari, le perdite di gettito dell'IMU oltre il 2%, i beni immateriali non certificabili come maggiore spesa Covid, cioè ci sono già dei vincoli. Tra l'altro, quando mi sento dire che la scelta politicamente saggia sarebbe stata di accertarli e iniziare a spenderli, io per fortuna ritengo che la scelta politicamente saggia sia esattamente l'opposto, aspettare, perché poi c'è il rischio che se non ti venga accettata la certificazione che tu fai, che dopo li devi dare indietro e ci troviamo con dei soldi che ci mancano. Io ringrazio invece l'assessore Riva e l'ufficio per la saggezza nel non utilizzare quei soldi ed eventualmente dopo andare a rendicontare quanto abbiamo sostenuto fino ad ora. Perché se l'avessimo fatto, cosa che è successa in qualche comune, perché dal 3 novembre, quando è uscito il decreto, ovviamente qualcuno che ha ritenuto fosse politicamente saggio, diverso da noi, è corso a spenderli. Poi è emerso dal disegno di legge di bilancio che invece quei soldi possono essere spesi anche nel 21, e aggiungo per fortuna, perché il problema noi ce l'avremo sul 21, non sul 20, perché sul 21 che avremo una riduzione seria delle entrate dovute all'IRPEF. E allora lì sì che ci serviranno i soldi, ce ne serviranno davvero, perché non può il comune da solo far fronte a questa cosa. Quindi sentirmi dire che politicamente saggio sarebbe accertare di spenderli, veramente mi sento totalmente agli antipodi da questa affermazione, come mi sento allo stesso modo agli antipodi nel sentirmi dire accertiamoli dopo il 2020. Cioè, sono due affermazioni che secondo me veramente non trovano dimora sulla terra. Quindi, scusate se mi innervosisco, perché qui siamo in una giungla di legiferazione. Ogni due per tre cambia e stiamo giocando con i bilanci. Io sono d'accordo con la nota che ha fatto ANCI al governo, nella quale sostanzialmente ha detto quest'anno non facciamo gli equilibri, perché non ha senso farli. Perché di equilibri quest'anno non possiamo parlare, era meglio andare a sistemare tutto con i rendiconti. Io sono d'accordo con l'ANCI, mi sembra una norma di buon senso, cioè è stato detto di no all'ANCI, siamo qua a fare gli equilibri, va bene.
Va bene, il nostro comune sta in piedi da solo lo stesso. Il problema si presenterà nel 2021, però con la saggezza che stiamo usando, utilizziamo quei soldi per quanto possibile, certificheremo quanto possibile senza sapere che cosa è accettabile o no da parte dello Stato e dopo vedremo quanto ci rimarrà in tasca e affronteremo il 2021 con tutte le energie e le forze che possiamo avere per affrontare il 2021. Senza aver paura di andare eventualmente a usare quello che abbiamo da parte. Lo dico prima a scanso di equivoci, nel 21 non sappiamo come saremo messi, sappiamo però che possiamo contare su delle spalle larghe e solide e ci faremo carico eventualmente delle mancanze dello Stato se ci chiederà indietro i soldi. Io ho una mia teoria sul comportamento che è stato utilizzato fino adesso, che mi spaventa un po'. Spero di essere smentito dai fatti da parte dello Stato. Grazie Sindaco. Consigliere Tettamanzi chiede di replicare, prego a lei la parola. L'audio, consigliere Tettamanzi. Sì, non mi sta accendendo. Allora, io credo che il Sindaco non mi ascolti quando parlo, perché io non ho detto di spendere quei 120.000 euro, io ho detto di acquisirli a bilancio e di costituire un fondo, in modo da renderli disponibili. Se dovessero esserci delle necessità, questo detto, si possono utilizzare. In questo senso era saggio, cioè ritenevo più saggio fare la variazione di bilancio e acquisirli a bilancio. A me risulta, almeno per questi 120.000 euro, che non ci siano dei vincoli di destinazione. Poi ognuno ha le sue posizioni, vedremo insomma. L'altra cosa che volevo dire è che è scritto nella relazione e me l'ha confermato Ronzoni oggi che abbiamo due scelte per quanto riguarda i contributi che arrivano. Una è con una variazione di bilancio acquisirli o accertarli, non so qual è il termine giusto, a bilancio entro il 31 dicembre, una è fare tutto in sede di rendiconto. Io ho detto che secondo me dobbiamo accertarli entro il 31 dicembre. Lei mi sta dicendo, signor Sindaco, la stessa cosa, va bene, siamo d'accordo. Grazie, consigliere Tettamanzi. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione dell'argomento. Prego, dottor Coscarelli. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Romanò Flaviano. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Tolotto Massimiliano. Favorevole. Mirazzi Gianluca. Favorevole. Gatti Vittorio. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Astenuto. Tamanzi Maria Giovanna. Astenuto. Villa Fabrizio. Astenuto. Cattaneo Andrea. Astenuto. Maddaloni Stefano. Astenuto. Alfieri Pirroangelo. Astenuto. Quindi abbiamo 11 favorevoli e 6 astenuti. Astenuti sono Cazzariga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea, Maddaloni Stefano e Alfieri Piero Angelo. Grazie. Volevo dire che non si è sentita la dichiarazione di voto di Cacciatori Alessandro. Cacciatori. Quindi... Io l'ho sentita poi con forte ritardo però. Perfetto, no, perché nella registrazione non è... ha votato favorevole? Favorevole, sì. Grazie. L'ho sentita dopo 5 secondi, sì.
Grazie, così rimane anche nella registrazione, benissimo. Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Romanò Flaviano. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Luca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Dolotta Massimiliano. Favorevole. Marazzi Gianluca. Favorevole. Gatti Vittorio. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Astenuto. Tettamanzi Maria Giovanna. Astenuto. Villa Fabrizio. Astenuto. Cattaneo Andrea. Astenuto. Maddaloni Stefano. Astenuto. Alfieri Piero Angelo. Astenuto. Quindi, Presidente, abbiamo 11 favorevoli e 6 astenuti. Gli astenuti sono Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea, Maddaloni Stefano e Alfieri Piero Angelo. Grazie. Presidente. Allora passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Approvazione schema di documento unico di programmazione 2021-2023. La parola sempre all'assessore Riva. Prego. Allora, buonasera. Vabbè, il documento è molto corposo, non si discosta molto ovviamente dal DUP che abbiamo approvato in precedenza, quindi dirò solamente poche cose su questo DUP. Cioè farò solo alcune sottolineature. Vabbè, salto la parte ovviamente dell'informatica che abbiamo già trattato. In realtà a pagina 25 sui tributi, in realtà c'è il segnato che al 30 settembre sulle riscossioni degli anni precedenti c'era una previsione di 310.000, eravamo già a 247.000 euro, quindi abbiamo già ottenuto un buon risultato. E negli anni prossimi cercheremo di fare gli accertamenti sui tributi non pagati negli anni passati, quindi continua l'opera di accertamento delle tasse non pagate. Non è una cosa nuova, quindi a pagina 31 sui lavori pubblici volevo solo segnalare, sono segnalati alcuni lavori che abbiamo già fatto e alcuni che sono partiti e sono in conclusione. Uno viale Rimembranza Vergo, l'altro le 5 frecce che sta partendo proprio in questi giorni. Nella parte finale si ricorda anche la gara dell'illuminazione, abbiamo fatto l'affidamento, adesso stiamo aspettando la fase finale, poi l'anno prossimo dovremmo partire con la riqualificazione dell'illuminazione. Altro progetto importante, questo sì in realtà è un cambiamento, è a pagina 32, è sulla gestione del calore. In questo caso rispetto al passato, quindi rispetto anche al precedente, c'è una modifica, in quanto abbiamo scelto di non andare avanti, terminava il contratto Consip con Engie, abbiamo deciso di non fare un altro contratto Consip, ma abbiamo deciso, come dice qua, di elaborare una soluzione alternativa, cioè quest'anno ci prendiamo un anno in cui diamo la conduzione degli impianti, abbiamo fatto un bando, è stato vinto da una società che sta già facendo la ricognizione degli impianti, mentre noi acquisteremo autonomamente il gas. Quindi separiamo le due cose invece di avere una cosa unica. Questo ci permetterà di avere in questo anno di fare un'analisi un po' più precisa della situazione dei nostri impianti e degli interventi da fare. Quindi mi viene in mente, non so, il comune o le scuole, dove in realtà ci sono delle zone, penso in particolare alle scuole, aule calde, aule fredde, quindi questo ci permetterà di fare un'analisi per poi decidere quali saranno gli interventi su termovalvole o altri interventi che ci verranno prospettati da chi sta facendo la conduzione degli impianti in questo momento. Ecco,
e poi da lì vedremo quale, successivamente quale strada prendere. Quindi questo ci serve come analisi sulla gestione del calore. Ecco, questa sì, diciamo, a pagina 32, quindi c'è una cosa che definirei nuova ed è uno dei progetti che i lavori pubblici e l'assessore Casiraghi sta portando avanti. Poi a pagina 34 sulla polizia locale, allora qua viene segnalato comunque verrà messo l'impianto di contesto al parchetto di Villa, tanto atteso impianto di contesto al parchetto di Villa Raverio, e in realtà viene citato anche che si darà avvio all'installazione di postazioni per la rilevazione degli eccessi di velocità. Abbiamo già comprato alcune apparecchiature quest'anno, verranno utilizzate nel 2021 e sicuramente sarà un argomento che ci verrà spendere altre energie, probabilmente altre risorse anche nel 2021, perché in realtà crediamo che questo sia un punto comunque importante, il controllo della velocità sul nostro territorio, ecco. Quindi questo farà sì che anche i nostri vigili saranno anche molto più presenti su questo tema l'anno prossimo. Quindi questo, cerco di sottolineare un po' le cose che sono un po' magari leggermente diverse rispetto al passato. Per quanto riguarda 35, l'istruzione, allora utilizzeremo una parte dei soldi che sono arrivati dal governo nella scuola di Ognocchi per fare una nuova mensa, e questo ci permetterà poi dall'anno prossimo di avere una mensa all'interno delle scuole elementari e una mensa alle scuole medie. Questo ci darà comunque la possibilità a noi, ci darà la possibilità alla scuola di utilizzare gli spazi in maniera migliore. Poi in realtà il servizio comodato libero, come viene detto qua, c'è una discussione in corso sulla scuola e già quest'anno una parte dei nostri contributi in accordo con la scuola stanno spendendo per l'acquisto di tablet. Quindi questa sarà un'altra azione che noi faremo insieme alla scuola per l'acquisto di tablet per gli alunni. Poi sui trasporti, in realtà in questi giorni stiamo ancora garantendo il servizio trasporti, è ancora possibile, rispettando tutte le normative, e ci facciamo carico di questo, e anche qui magari ci saranno dei fondi Covid che utilizzeremo anche per i trasporti. Poi salto a pagina 37, ancora ribadisco una cosa che ho già detto anche nel passato, biblioteca, allora come leggete ci sarà uno spazio dedicato alla figura di Eugenio Corti, e questa cosa sta diventando realtà, quindi ci tenevo a sottolinearla. E poi l'anno prossimo comunque sicuramente, sperando di non essere sempre presi con l'emergenza Covid, speriamo di poter cominciare a pensare o a ripensare magari gli spazi di Villa Filippini, che era una cosa che era già stata discussa in questo Consiglio Comunale, quindi non è una cosa nuova, ma riscriviamo che comunque ci sarà un ripensamento di questo. Per quanto riguarda lo sport, nulla di nuovo, se non dire che anche in questo periodo di Covid abbiamo deciso di non chiudere tu cura le strutture, anche se in questo momento non è possibile fare nessuno sport, ma ove è stato possibile per quegli sport che era possibile praticarli, se le società sportive si ritenevano di poterli fare, abbiamo cercato in tutti i modi di dare gli spazi perché le società e i ragazzi in particolare potessero comunque fare attività sportive. Adesso la normativa non lo prevede, quindi in realtà tutti gli spazi sportivi sono chiusi. Passerei a pagina 43, direi. Ok, la missione 9 dell'ambiente. Viene ricordato, in realtà ne avevamo già parlato l'anno scorso, ma poi con il Covid tutto si è posticipato a quest'anno, quindi stiamo riprendendo in mano il tema proprio in questo periodo, e spero per la fine dell'anno più o meno che avremo una soluzione più definita, è quello dell'implementazione delle colonnine per le auto elettriche.
qui nel piano vengono citati in particolare le stazioni di Besana e di Villa, che poi comunque sia una terza area qui a Besana. Stiamo comunque facendo varie valutazioni, nel senso che comunque noi crediamo molto nel fatto di avere sia le colonie elettriche, e anche stiamo pensando nella possibilità di avere una parte del nostro parco auto elettrico. Quindi in realtà non abbiamo ad oggi non delle cifre definite o un progetto definito nei minimi dettagli, e quindi in realtà non posso darvi i dettagli di cose che non abbiamo ancora definito esattamente, ma è nostra premura, e su questo sicuramente a breve, spero nei primi 6 mesi dell'anno prossimo, di avere delle novità sia per quanto riguarda il parco auto sia per quanto riguarda le colonnine della ricarica, che in questo momento vengono segnalate in 3, ma poi vediamo se nel 2021 saranno 3 o magari diventeranno magari anche di più. Ecco, dipenderà un pochettino anche da come si sta muovendo il mercato sia dell'auto sia delle colonnine, perché le cose vanno di pari passo. Penso che se guardiamo semplicemente com'era il mercato delle auto elettriche un anno fa, era totalmente diverso da come è il mercato dell'auto elettrica adesso, cioè le case automobilistiche non stavano neanche investendo, sì, gli investimenti c'erano, ma non si vedevano continuamente solamente pubblicità come adesso di auto elettriche, auto ibride. Ecco, il mercato è totalmente cambiato e stiamo all'inizio di un cambiamento epocale, quindi le cose cambiano molto molto velocemente. Quindi noi stiamo cercando di capire e di verificare queste cose, ma sicuramente nei prossimi mesi qualcosa di diverso cambierà sulle lettere anche qua a Besana. Per quanto riguarda invece pagina 44, anche qui diciamo quella che è un po' sostanzialmente la modifica, e parlo dell'ecologia, e il fatto che stiamo valutando di implementare probabilmente in maniera di implementare in maniera diversa la pulizia delle strade. Quindi anche di questo progetto se ne sta occupando l'assessore Casiraghi. Sempre nel tema assessore Casiraghi, sono gli investimenti che in parte alcune cose abbiamo già fatto sui cimiteri, ma sicuramente ancora di più andremo a fare l'anno prossimo. Quindi anche questo è uno degli altri progetti, degli obiettivi del prossimo anno. Ecco, io direi che più o meno le cose, le grosse differenze rispetto ho fatto alcune sottolineature, alcune differenze rispetto al DUB dell'anno scorso, le ho più o meno dette tutte, ho cercato di fare una sintesi, ecco, per non dilungarmi sulle 60 pagine. Grazie assessore Riva. Allora mi chiede di intervenire il consigliere Romanò Flaviano. A lei la parola, consigliere Romanò. Grazie presidente. Romanò, gruppo Lega. Ringrazio l'assessore per la corposissima relazione che ha scritto. Ovviamente non poteva leggercela tutta, però appunto ricordavo anch'io che il DUP proprio comprende il programma delle opere pubbliche e il programma degli acquisti di forniture e servizi che farà il Comune, e che comunque è il presupposto, come diceva nella relazione, per l'applicazione del bilancio di previsione. Volevo anch'io toccare qualche punto, partendo dall'ultimo che diceva l'assessore Riva sul discorso della mobilità elettrica. È un trend inarrestabile, dobbiamo adeguarci, perché ormai anche tutte le grandi case automobilistiche stanno investendo sull'elettrico, per cui i costi che erano inizialmente alti si stanno abbassando, e non possiamo trovarci impreparati di fronte a questo tipo di mobilità che soprattutto nelle grandi città è diventato essenziale. Toccando un altro punto, siccome era citata la protezione civile, volevo cogliere l'occasione per fare un ringraziamento alla protezione civile, che soprattutto in questo periodo di emergenza Covid ha dimostrato una grandissima efficienza ed un'operatività infinita. E un'altra cosa che volevo sottolineare riguarda l'area anziani.
perché anche dalle cifre scritte nella relazione c'è un costante invecchiamento della popolazione, e proprio per questo costante invecchiamento diventano essenziali e vanno anche potenziati i servizi che già abbiamo, che sono i servizi al domicilio e, in collaborazione con l'Auser, i servizi di accompagnamento degli anziani che non hanno la possibilità di farlo autonomamente per esami e accertamenti. Volevo far notare una cosa che, insomma, di questi tempi è abbastanza quasi scioccante da recepire. A causa della pandemia sono nettamente diminuiti i controlli per le malattie cardiovascolari, per le malattie neoplastiche, per le malattie ematologiche, proprio per una serie di motivazioni tecniche e logistiche. Purtroppo queste malattie non è che si fermano o si riducono o rallentano perché c'è la pandemia, per cui, siccome questo periodo durerà nel tempo, che per dei mesi a venire, dobbiamo cercare in tutti i modi di non far calare la guardia anche su questo diciamo servizio che per tantissimi desanesi, secondo me, è essenziale. Grazie. Grazie consigliere Romanò. Ha chiesto di intervenire il consigliere Cacciatori Alessandro. Prego consigliere Cacciatori. Grazie presidente. Allora, io volevo solo spendere due parole in merito all'economia insediata che troviamo a pagina 12. Allora, i dati sono aggiornati al 31/12/19 proprio perché Camera di Commercio effettua dei report anche trimestrali e semestrali, però sono andato a controllare anche per lavoro e effettivamente i dati sono fermi al 31/12/19. A livello di provincia, i primi sei mesi invece del 2020 sono riportati nei report di Camera di Commercio e i dati sono molto diversi a seconda del settore, a seconda della voce che si va a guardare. Questo perché non sappiamo effettivamente le ricadute che il Covid avrà sulla provincia, sulla regione e sul comune di Pesano in Brianza, lo scopriremo nei prossimi mesi. Volevo solo approfittarne per fare un appello alla cittadinanza. Besana è ricca di negozi di vicinato, di specialità made in Besana, di prodotti a chilometro zero ottimi. Quest'anno, secondo me, deve essere l'anno in cui veramente aiutare i commercianti besanesi. Quindi facciamo i regali, acquistiamoli a Besana in Brianza, compriamo a Besana, perché noi non possiamo permetterci che un solo negozio, una sola attività chiuda per colpa di questa maledetta pandemia. Grazie. Grazie consigliere Cacciatori, mi associo assolutamente a quanto lei ha detto e sosteniamo sempre tutto l'anno, ma adesso che arriva il Natale sosteniamo ancora di più tutto quello che è la nostra tessuto commerciale, produttivo, locale, perché abbiamo tante, tante possibilità, magari non tutti le conoscono, vediamo di conoscere tutto quello che c'è a disposizione sul nostro territorio. Grazie. Se non ci sono altri interventi, mi chiede la parola il consigliere Maddaloni Stefano. Prego, consigliere Maddaloni. Grazie presidente, buonasera a tutti. Allora, io volevo fare una serie di domande riferendomi in maniera particolare a due sezioni del DUP. Cerco di contenere tutto in un unico intervento, poi appunto magari poi appunto nel senso potete anche rispondermi sui diversi temi. La prima è in relazione a quello che diceva prima anche l'assessore Riva sull'installazione delle colonnine. Io volevo chiedere un aggiornamento anche invece su quello che era il sistema di car sharing ecologico, che era il servizio che avevate approvato con una delibera nell'anno precedente. Io avevo presentato sostanzialmente un'interrogazione, poi giustamente non era, cioè nel senso l'ho presentata il giorno dopo che era arrivata la convocazione, quindi non si può discutere nel merito, ma visto che stiamo approvando il DUP, la nostra curiosità stava nel fatto di poter capire se questo servizio fosse stato effettivamente attivato e, nel caso in cui fosse stato attivato, in che termini. Poi vabbè, sulle colonnine c'è stata già una delucidazione nella relazione dell'assessore.
L'altra riflessione, o comunque le altre considerazioni che volevo fare sono invece inerenti a tutto quello che è il discorso della cultura, e qui avrei una serie di domande da porre, oltre che voler fare appunto due dichiarazioni, comunque due considerazioni in chiusura. La prima è una riflessione, o comunque una serie di domande su un tema che ormai io ho già, di cui ho già presentato, già parlato molte volte qui in Consiglio Comunale, sulla stampa, insomma, tantissime salse, che è sostanzialmente sempre quello del Consorzio Villa Greppi, ovvero di un ente molto importante appunto per il nostro territorio. Voi scrivete nella missione 5, nel DUP, pagina 37, che diciamo fino a quando il comune sarà inserito all'interno di quello che è il consorzio, quindi fino al termine del 2021, vi impegnate per poter partecipare a quelle che sono quella che è la programmazione del consorzio, di aderire a quella che è la sua progettualità e le sue proposte. Quello che però diciamo mi premeva in qualche modo conoscere era quali sono i passi concreti che state portando avanti per fare in modo che appunto la nostra città si possa inserire e possa diventare effettivamente parte attiva di questo consorzio, dal quale comunque si è presa la scelta di uscire. Dico queste cose, mi ricollego anche all'intervento che avevo fatto la volta scorsa, perché ritengo questo ente più strategico che mai in questa situazione particolare. Nel senso che l'emergenza sanitaria ha colpito particolarmente il settore della cultura a più livelli in questi mesi, e ci rendiamo conto che comunque anche per le amministrazioni diventa difficile garantire quella che è una progettazione culturale nei confronti dei propri cittadini. E mi viene da dire che soltanto insieme, o comunque soltanto con una programmazione seria o comunque articolata, si può sopperire a questa mancanza. Ritengo il consorzio un ente che per struttura e per costituzione può garantire un approccio sistemico e un approccio condiviso per poter rispondere a quella che è un'esigenza che comunque va bene, diventa secondaria, può diventare secondaria in un momento di emergenza, ma che non può assolutamente essere dimenticata. E poi anche perché comunque, e qui si rimanda e ritorniamo al Consiglio Comunale dell'anno scorso, dove è stata presa la decisione di appunto uscire da questo consorzio, davvero questa realtà va a valorizzare quello che è il nostro territorio con una progettualità non indifferente e anche con un ampio respiro, visto che è di qualche giorno fa comunque anche la notizia che il consorzio abbia ottenuto un bando europeo. Quindi, cioè, quali enti, quali comuni delle nostre dimensioni riescono ad accedere a delle risorse di questo tipo, se non inserite all'interno di quello che è un contesto di più grande? E l'invito, che io avevo fatto anche la volta scorsa a ripensare a quella che è la posizione, cioè ripensare alla posizione che l'amministrazione aveva preso nei confronti di questo ente, cioè si basa sostanzialmente su due motivazioni. La prima è l'invito a riconoscere quelle che sono le opportunità che stanno dietro questo ente e che io riconosco e che ho, diciamo, posto in diverse situazioni. E poi anche perché, ripensando appunto a quella che era stata la decisione dell'anno precedente di uscire da questa realtà, la considerazione che faccio è che se ci sono delle dinamiche che vogliono essere modificate, che non sono condivise o che vogliono essere cambiate, Besana ha tutti gli strumenti per poterlo fare, stando all'interno di quello che è il consorzio e non perdendosi quella che è l'offerta e le opportunità che questo ente possono offrire al nostro territorio dal punto di vista culturale. Quindi la domanda è sostanzialmente: cosa state facendo nel concreto per poter far diventare appunto Besana parte attiva di questo ente fino al termine, o comunque fino a quando si potrà rimanere all'interno, e se avete già pensato ad una progettualità nel momento in cui la convenzione dovesse scadere, nel senso che nel 2021, alla fine del 2021, togliamo l'apporto economico al consorzio, togliamo soldi alla cultura, dove li mettiamo? C'è già una programmazione. L'altro tema invece che volevo toccare, sempre all'interno della cultura, fa riferimento all'aula studio, cioè scusate, allo spazio studio dedicato a Corti, di cui parlava anche prima l'assessore in Villa Filippini. In merito a questo, io volevo semplicemente avere delle chiarificazioni, nel senso, mi piacerebbe avere dei dettagli su come appunto, nel senso, questo progetto sta andando avanti e su come poi verrà presentato alla cittadinanza. Questo perché comunque è un tema che, diciamo, ho a cuore, o comunque mi sento vicino, diciamo, a questa iniziativa, anche perché, se vi ricordate, in sede di approvazione di quello che era il bilancio, avevamo presentato un emendamento a marzo
nel quale chiedevamo di stanziare dei fondi per poter creare quello che era uno spazio studio all'interno dell'aula di Villa Filippini. Questo anche un po' per rispondere a quelle che erano le esigenze degli studenti o comunque dei ragazzi che, o comunque delle persone in generale che usufruiscono della biblioteca e che comunque entrano in uno spazio meraviglioso che dal punto di vista storico e artistico è straordinario, ma che magari in alcune situazioni è un po' poco funzionale per quanto riguarda lo studio. Quindi noi chiedevamo, stanziamo dei soldi per poter creare un'aula nella quale gli studenti possano studiare, avendo magari a disposizione wifi, più luce, uno spazio più ampio. E quindi mi chiedevo, in relazione a questa proposta che abbiamo fatto tempo fa, come e se invece questa iniziativa che sta portando avanti l'amministrazione si può coniugare oppure se insomma non è, cioè, nel senso sono due cose diverse, comunque come si sta portando avanti questa cosa. L'ultima considerazione, e poi chiudo il mio intervento, riguarda invece il tema della biblioteca, nel senso che in generale vorrei dire anche un po' il legame che c'è col tema cultura e pandemia, cioè quello che dicevo precedentemente, nel senso che dal decorrere di quello che è stato il nuovo DPCM, la nostra biblioteca è rimasta chiusa e non si è riusciti a garantire quindi un determinato servizio alla cittadinanza. La questione che voglio porre è, chiaramente, pur comprendendo tutte quelle che sono le difficoltà del caso in questo periodo, cosa che dicevo anche precedentemente, se l'amministrazione ha pensato ad un'alternativa. Io so che alcuni comuni si sono organizzati per proporre quello che è un servizio di consegna a domicilio o comunque altre iniziative. Io mi sono informato su questo anche. Cercato di approfondire se ci fosse un'iniziativa sovracomunale che riguardasse, diciamo così, l'attivazione dei servizi biblioteca o comunque l'attivazione dei servizi cultura, mi rendo conto delle differenze che i comuni limitrofi hanno rispetto al nostro, ma secondo me è fondamentale che ci si ponga almeno la questione del come possiamo fare qualcosa? E qui io rimando sempre la riflessione su una cosa che anche qua mi sento di aver ribadito anche fin troppo, e cioè sul fatto che questi ragionamenti, oltre che essere presentati in consiglio comunale, e chiaramente mi fa piacere poterne discutere qui, andrebbero presentati all'interno di quelli che sono gli spazi deputati, e cioè le commissioni, che tuttora rimangono inattive, quantomeno quella cultura. E questo secondo me è un grande, diciamo, punto a sfavore, perché io, come dicevo anche in un consiglio comunale, nell'ultimo consiglio comunale in presenza direttamente al sindaco, in commissione cultura noi abbiamo la possibilità di discutere di quelle che sono anche delle idee, abbiamo la possibilità anche di dare quello che è il nostro contributo all'amministrazione e quindi approfondire quelle che sono delle tematiche che altrimenti rimarrebbero senza risposta. Sotto questo punto di vista io mi collego a una all'esigenza, cioè nel senso ribadisco e mi trovo completamente d'accordo con quella che è un'esigenza che poi è stata posta anche da quelli che sono i rappresentanti dell'altro gruppo di minoranza di Alfieri in diverse sedi e voglio assolutamente esprimere la nostra disponibilità anche per quanto riguarda il mio gruppo e il nostro gruppo a poter a collaborare o comunque a dare il nostro apporto in questi temi. Cioè, in questo senso, cioè nel poter pensare a quella che potrebbe essere, a quelli che potrebbero essere delle soluzioni o dei servizi alternativi. Però, davvero, quello che io non posso non sottolineare è il fatto che l'atteggiamento nei confronti delle commissioni, e poi non entro nel merito di quelle che sono state anche le risposte da parte del sindaco, a quelle che sono state le dichiarazioni sulla stampa di qualche giorno fa in merito a questo, cioè, l'atteggiamento nei confronti delle commissioni, cioè il fatto che le commissioni non vengono convocate se non quelle commissioni necessarie è inaccettabile, ma perché questo davvero va contro quello che è lo spirito di cui parlavo all'inizio del mio intervento, cioè lo spirito di dover collaborare insieme per poter uscire da quella che è una situazione di difficoltà come quella di adesso. Quindi l'appello sta nel guardare, diciamo, con una certa responsabilità nei confronti di questi temi e di farlo chiaramente offrendo quella che è una progettualità, nel senso che io mi rendo conto, quando dico convochiamo le commissioni, io mi aspetto che comunque in questi spazi si arrivi, cioè l'amministrazione arrivi con quella che è la cornice, con quella che è la progettualità, con quelle che sono le idee che vuole portare avanti e poi noi come forze di opposizione, con il nostro ruolo, con la nostra responsabilità, andiamo a dare, diciamo, quello che è il nostro contributo. Però
la scintilla deve partire da lì, da voi, e è innegabile il fatto che su questo non ci sia stata, secondo me, un'adeguata attenzione in questo periodo. Quindi questi sono stati i temi, cioè questi erano i temi su cui volevo intervenire. Grazie. Grazie consigliere Maddaloni. La risposta al sindaco Pozzoli che ha chiesto di intervenire. Prego, signor sindaco. La commissione biblioteca è convocata per dopodomani. Lei ha pienamente ragione, Maddaloni, a patto che lei parli con i suoi commissari, perché se non vi parlate... Per cui, tra l'altro, è inaccettabile che non vengano convocate le commissioni, è nel pieno rispetto delle tradizioni della nostra città, perché negli ultimi anni le commissioni di fatto non venivano mai convocate. Addirittura io le porto l'esempio di una richiesta di convocazione straordinaria prevista dal 267 da parte di alcuni membri di una commissione consigliare, per di più, della minoranza, il cui presidente ha risposto che non riteneva necessario. Cosa assolutamente, quello sì che era inaccettabile, perché si parlava di cose serie. Però gli ultimi 20 minuti del suo intervento relativa alla non convocazione della commissione biblioteca vengono smentite dal fatto che dopodomani la commissione biblioteca è convocata. Magari lo dica ai suoi commissari prima di fare questi interventi. Allora, rispondo prima sul car sharing e poi sulla cultura. Il car sharing, per quanto riguarda il sistema EVAI che avevamo individuato, è stato sospeso perché il sistema era stato pensato soprattutto per chi aveva due tipi di necessità. Il primo era quello di recarsi in area B a Milano, dove necessariamente non si può entrare se non con un'auto elettrica. Il fatto di poterla noleggiare era comodo perché evitava il rischio di poter prendere delle multe e di andare quindi in tranquillità. Primo. Secondo, l'utilità del sistema era rivolta soprattutto a chi aveva necessità di viaggiare, quindi poteva recarsi all'aeroporto o in stazione centrale, ad esempio, per prendere il treno o l'aereo e non dover necessariamente lasciare la propria macchina, o spesso, come succede magari ai più giovani, dover farsi accompagnare dai parenti, dagli amici, perché si poteva prendere direttamente la macchina da Besana, arrivare in aeroporto, lasciarla lì e poi prendere un'altra per tornare dopo un certo numero di giorni. Questo permetteva anche di risparmiare sul parcheggio e tra l'altro sappiamo che spesso lasciare la macchina parcheggiata in aeroporto non solo costa, soprattutto se vuoi metterla in un parcheggio coperto, ma anche a volte non è sicuro se la lasci in uno dei parcheggi non custoditi. È evidente che con quello che sta succedendo la mobilità è cambiata. Adesso chi prende aereo? Il traffico internazionale, ho detto un dato l'altro giorno che mi ha spaventato, il traffico intercontinentale è calato del 97%. Quello continentale un po' meno, quello nazionale ancora meno, però non siamo più ai livelli degli scorsi anni, no? Non c'è più chi si fa quei 15 giorni di viaggio in aereo magari d'estate, semplicemente perché non si può. Quindi, e anche in misura minore però anche il traffico ferroviario è calato e quindi non ci è sembrato il caso di proseguire speditamente su questo tipo di strumento, ma di congelarlo in attesa e nella speranza che si ritorni alla mobilità di prima. Addirittura anche l'area B a Milano è stata sospesa, quindi volendo oggi ci si può andare, a parte che non si può nemmeno uscire dal comune, però volendo ci si può andare senza dover necessariamente per paura di prendere una multa. Quindi sono due discorsi distinti, ha ragione Maddaloni, da una parte sulle colonnine stiamo andando avanti, dall'altra parte sul car sharing elettrico l'abbiamo sospeso per questi motivi, è del tutto evidente, l'ho già comunicato anche, ho comunicato la sospensione perché farlo partire adesso vuol dire anche sopportare dei costi inutilmente. Poi c'è anche un altro aspetto psicologico che sinceramente però io me lo sono posto, no? Voi salireste su una macchina che è stata appena utilizzata da un altro in queste condizioni, nonostante le società abbiano veramente previsto un sacco di strumenti per sanificare il veicolo dopo l'utilizzo da parte delle altre persone, però comunque la preoccupazione secondo me in questo periodo è pur sempre legittima. Per quanto riguarda invece, sulla biblioteca finisco, mi sono dimenticato un pezzo, perché sulla biblioteca abbiamo una difficoltà come Besana che è legata al personale.
La storica bibliotecaria sta andando in pensione, stiamo lavorando per arrivare ad una sostituzione, ma è evidente che la nostra biblioteca non può reggersi soltanto su una bibliotecaria e su delle persone che prestano il servizio civile e dei volontari. Non va bene. E come per tutte le cose che riguardano il personale, abbiamo dimostrato in questi mesi di intervenire in modo profondo per organizzare gli uffici e anche però che è necessario del tempo. Stiamo lavorando per questo, per ridare una struttura alla biblioteca di Besana. Ci sono alcuni comuni che le hanno affidate le cooperative con un numero esorbitante di dipendenti e riescono a fare cose straordinarie, però bisogna trovare una via di compromesso, ecco, tra queste due situazioni, tra la nostra che è praticamente zoppicante e quella di altri comuni dove addirittura ci sono 14 dipendenti. Bisogna trovare un giusto compromesso e su questo sono d'accordo, la nostra biblioteca può dare molto di più in termini non solo di servizi come la consegna a domicilio. Io ho risposto in quel modo perché troppe volte, secondo me, si lancia a sasso, poi si nasconde la mano, no? Soprattutto in una realtà come la nostra, che forse va un po' conosciuta. Chi ha fatto il sindaco lo sa che mandare in giro dei dipendenti, soprattutto con quel tipo di contratto che hanno le persone che sono impegnate in biblioteca da noi, davvero ci si deve preoccupare, no? Si deve riflettere tanto su quello che può succedere. Quindi abbiamo valutato prima che arrivasse quella richiesta la consegna a domicilio proprio perché è emerso anche in assemblea di sindaci perché il prefetto di Lecco l'aveva autorizzato mentre quello di Monza ancora non si era espresso, quindi è stata posta la domanda ed è emerso il problema. Però davvero valutando con l'ufficio, con la responsabile, con le persone e con le bibliotecarie, siamo giunti alla conclusione di non percorrere quella strada perché era tecnicamente difficile per noi, proprio per il personale che abbiamo e per il tipo di contratto che ha. Però bisogna ristrutturare il servizio della biblioteca perché sicuramente deve dare di più, soprattutto se teniamo in considerazione il posto in cui viene ospitata la nostra biblioteca. Su questo stiamo lavorando, ci vuole tempo e perché le iniziative si possono implementare, però ci stiamo lavorando, spero che già dall'inizio del 21, quindi a breve, riusciremo ad avere qualcosa di più definito. E per quanto riguarda invece su Villa Greppi, io penso che lei abbia già espresso posizioni già espresse in precedenza, però mi piace il parallelo che fa con il centro studi Corti. E anzi, io proprio che le due cose si sposino. Perché fino ad oggi la nostra città ha in qualche modo delegato la cultura, no? Sciacquandosi un po' la coscienza, destinando quei 50.000 euro, soprattutto negli ultimi anni. Io penso che l'ultimo grande assessore alla cultura sia stato Pensabene, nella nostra città, che pure vedeva il mio partito l'opposizione, che però ha lasciato dei segni profondi, no? E oltre ovviamente a ricordare il mitico Carlo. Però veramente io penso che Lorenzo abbia lasciato dei segni profondi nelle attività. Penso una cosa su tutte, Musarte, che era stato pensato in alternanza con il festival bandistico. Però negli ultimi anni abbiamo delegato forse troppo questo aspetto, forse anche al consorzio, che secondo me, ripeto, davvero, se fermiamo 10 persone per strada a Besana e chiediamo quante hanno partecipato agli eventi organizzati dal consorzio a Besana e fuori Besana, forse 8 su 10 ci rispondono che non hanno partecipato. Lo stesso consigliere Maddaloni all'ultimo evento organizzato da Villa Greppi sul nostro territorio non era presente. E allora la vera domanda è, sì, quello in occasione della giornata del ricordo, perché ero presente, io ho controllato che ci fosse dopo le polemiche, mi ricordo benissimo che non c'era. Però ripeto, lo spazio dedicato a Eugenio Corti intanto non è una sala studi intesa come quella intesa nell'emendamento, è uno spazio dedicato alla figura, alle opere dello scrittore della nostra città. Però vuole essere soprattutto il perno centrale dell'azione culturale di questa amministrazione, vuole rimettere le cose a posto. Cioè noi, se dobbiamo destinare delle risorse alla cultura, dobbiamo destinarle innanzitutto dove? In Villa Filippini.
Verso cosa? Verso quello che può essere veramente utilizzato come eccellenza della nostra città, perché ci descrive, ci racconta il mondo, non solamente Pesaro ovviamente, ma noi Brianzoli, nel nostro carattere, anche se lo fa in un'epoca ormai lontana da noi, ma tratteggia dei caratteri che sono principalmente nostri, straordinariamente nostri. Non ci si può riconoscere leggendo le parole di Corti. E allora vogliamo rimettere al centro ciò che fino ad oggi al centro non c'è stato, e invece secondo me deve essere al centro, non solo della nostra azione culturale, ma proprio della nostra città, e quindi lo mettiamo in Villa Filippini, in stretta connessione con l'azione della Biblioteca Rinnovata. Il progetto è contiguo, il progetto è lo stesso, è organico, quindi il rilancio della biblioteca con la presenza di quel centro studi, che deve avere la capacità di attirare quelle attività che adesso sono legate all'associazione Corti, ma la capacità di attirare anche tutte quelle attività che si riconoscono in quei valori. Ne ho appena avuto un esempio, guardate, qualche settimana fa, dove probabilmente ho avuto la conferma che ospiteremo un premio importante legato al nostro concittadino, mancato qualche anno fa, ma che ha fatto cose straordinarie nella propria vita, tanto che il suo nome oggi viene ricordato da un'associazione. E un altro esempio è proprio la consegna del premio Corti. Pensate che negli ultimi anni è stato fatto presso l'aula magna dell'Università Cattolica, o addirittura presso Brera, la Pinacoteca di Brera. Pensate che... Biblioteca Ambrosiana, mi permetto. L'Ambrosiana, scusami. Questo è quello a cui stiamo puntando, e ridare uno spazio fisico dedicato alla figura di Eugenio Corti, tra l'altro con l'obiettivo, e qui ringrazio la signora Wanda perché fino adesso ha espresso la volontà di darci dei cimeli straordinari sulla vita dell'autore, l'obiettivo è proprio quello di rimettere ordine, di dire quindi che sì, le potenzialità del consorzio le ha, ma fino ad oggi non le ha sfruttate. E allora proviamo a sfruttarle noi, partendo da cosa? Da ciò che siamo e da ciò che ci descrive al meglio, che è proprio la figura di Corti. Non vogliamo fare cose straordinarie, ovviamente, siamo pur sempre nel nostro ambito, però siamo consapevoli che possiamo fare di più. E se dobbiamo fare di più, dobbiamo pensare alla scatola, che è necessariamente Villa Filippini, che verrà dei cambiamenti nei prossimi mesi, e al contenuto. Il contenuto qual è? Siamo noi. E a chi lo affidiamo? A chi ci ha descritto meglio di chiunque altro? Non solo qui, ma in tutto il mondo. La vera domanda è sullo spazio Corti. Non è tanto perché lo facciamo, ma perché non è stato fatto prima. È nato a pochi passi da lì, descrive magnificamente, tra l'altro quella via, descrive Villa Dragoni, non chiamandola così, confondendola apposta, descrive casa sua, descrive in sostanza proprio la nostra città. Noi vogliamo dargli lo spazio che merita, forse anche troppo poco quello che stiamo immaginando per lui, però vogliamo innanzitutto rimettere Pesana al centro, uso un nome che è già passato da quest'aula, più fisica che virtuale, però vogliamo rimettere Pesana al centro, vogliamo rimettere i pesanesi, la loro cultura, e vogliamo fare questo sforzo concentrando quindi le risorse, abbandonando, ma senza acredine, ma col sorriso, con la consapevolezza di chi sa che deve andare con la propria strada, i compagni di viaggio degli ultimi anni, perché riteniamo esaurita la missione di quel consorzio, che era giusta quando è stato fondato per realizzare la scuola, ma ormai alla scuola non è più legato, e qua io sto aspettando il 1° gennaio del 22 per dimostrare che gli alunni di Pesana potranno ancora iscriversi all'Alessandro Greppi, e che quanto è stato detto sulla rinuncia di Pesana alla possibilità di andare a scuola è totalmente una balla. Quindi rimettiamo al centro la nostra città, la nostra cultura, ciò che siamo, ciò che ci descrive, e ripartiamo con un progetto culturale che intendiamo portare avanti negli anni, fin tanto che ovviamente i pesanesi ci daranno la possibilità di restare qua. I due discorsi sono estremamente legati e mi piace che si noti questa connessione. Ovviamente quello spazio non sarà un'aula studio. Sono d'accordo sulla necessità di dare un'aula studio alla nostra biblioteca, sono pienamente d'accordo. Io stesso da ragazzo venivo poco a studiare qua, quando frequentavo l'università andavo di più nelle altre biblioteche, un po' per fattori affettivi, chiamiamolo così, un po' anche perché c'era più comodità. Però quello spazio deve necessariamente essere uno spazio vivo e che sia frequentato e
vissuto da anche ragazzi, studenti universitari, è il mio auspicio, sinceramente. Poi non so se c'è qualcos'altro che ho. Ah, sì, passi concreti per Villa Greppi. Intanto abbiamo nominato una persona in modo condiviso da tutta l'Assemblea e soprattutto dai sindaci della provincia di Monza e Brianza all'interno del Consiglio di amministrazione, che pure in scadenza a febbraio io assolutamente penso e desidero confermare nel prossimo Consiglio di amministrazione, perché ovviamente fin tanto che ne facciamo parte, noi ne facciamo parte, quindi dobbiamo cooperare e collaborare proprio con lo stesso spirito che dicevo prima, cioè col sorriso. La cultura, però, mi sento di dissentire, non è un aspetto secondario, non lo è, tanto che pure in questo periodo di pandemia noi siamo andati avanti su quello che per noi è il progetto più importante che possiamo portare avanti, che è proprio lo spazio dedicato ai Genio Corti. E questa è una prova, perché sono stati affidati, se non sbaglio, proprio in queste settimane i lavori di recupero di quello spazio che abbiamo identificato e che è stato ovviamente condiviso con la famiglia come adeguato per ospitare questo spazio. Grazie, signor Sindaco. Spendo solo un secondo una parola io, visto che ha citato il premio Corti. Lo scorso anno ho avuto il piacere di rappresentare il Comune di Besana al premio Corti a Milano in Biblioteca Ambrosiana, insieme con la signora Wanda. E in quell'occasione ho così appunto brevemente detto c'era questo progetto rivolto a Eugenio Corti nel nostro paese e siccome mi è stato detto che questo premio è un premio itinerante, infatti ogni anno cambia destinazione, ho speso parola dicendo che non appena fossimo pronti avremmo invitato il premio a venire proprio qui a Besana e diciamo che è stata accolta entusiasticamente la proposta perché tutti avevano piacere di pensare di venire proprio a Besana, paese natale di Eugenio Corti, per poter svolgere il premio. Ecco. Niente, questo è un breve inciso personale. Allora, mi chiede la replica consigliere Maddaloni. Prego, consigliere Maddaloni. Sì, grazie Presidente. Allora, al di là della battuta iniziale con cui il sindaco ha appunto aperto il suo intervento nel rispondermi, che mi dispiace in realtà perché significa che non coglie quello che è la propositività del mio intervento, dei nostri interventi, e nel senso questo mi sembra un po' grave, visto che comunque, oltre a essere il sindaco, e quindi comunque sempre un punto di riferimento per noi consiglieri, avendo anche la delega alla cultura, io penso sia necessaria comunque anche insomma, un'attenzione particolare a questi temi. E poi, nel senso qua, non posso che rimarcare, diciamo, questa sua battuta, anche perché io riconosco quello che è il lavoro che tutte le persone che sono impegnate nelle diverse commissioni, oltre a quella cultura, anche in tutte le altre, stanno facendo. E chiaramente il coordinamento c'è, anzi, c'è talmente tanto coordinamento tra noi che io sono qui stasera a porle all'attenzione i temi che le ho posto prima. Quindi io spero che lei colga quello che è il ragionamento propositivo e non si concentri nel dare delle risposte che sono un po' fine a se stesse. Sulla biblioteca, io nel senso sono d'accordo con quella che è la sua descrizione in relazione a quelli che sono i problemi. Non ho proposto quella che è una modalità per poter sostituire la mancanza, diciamo, che abbiamo visto in questo periodo. Sto semplicemente dicendo che alcuni comuni si sono organizzati in un certo modo. Ha senso, secondo me, aprire quella che è una discussione, proprio tenendo in considerazione quelli che sono i punti di forza e le difficoltà che la nostra realtà e la nostra biblioteca ha, perché sono sicuro che si potrà trovare una soluzione. Qui ribadisco chiaramente il nostro impegno proattivo come rappresentanti politici, sia nella Commissione Cultura, ripeto, poi anche in quella che è la Commissione Giovani. All'interno proprio di quelle commissioni che io sottolineo sono state convocate proprio perché è nata una nostra, cioè un'esigenza da parte di quelli che sono dei gruppi di minoranza, che più volte è stata ribadita in diverse sedi e che sembra essere al momento accolta. Insomma, vedremo poi come si svilupperanno quelli che sono i lavori in commissione quando appunto ci sarà la convocazione. Su quello che è il consorzio, io mi sento di dire che se appunto i cittadini non hanno una percezione di quelle che sono le attività del consorzio, questo è un problema che chiaramente
è di responsabilità del consorzio, ma può anche essere di nostra responsabilità. Anche qui sorvolo sul fatto, mi fa piacere che il sindaco abbia attenzione nel vedere se sono presente alle varie iniziative e interventi, che questo esula quello che è il tema o comunque quello che volevo dire. Quindi, se l'attività del consorzio non è percepita, questo è un problema e noi abbiamo parte di responsabilità su questo tema. E secondo me una risposta a questa non percezione può essere data proprio utilizzando quelli che sono gli strumenti che il consorzio, diciamo, offre e un attivismo all'interno del consorzio, che credo abbia tutti gli interessi di farsi percepire di più da quelli che sono i cittadini. Poi, sul discorso dell'aula dedicata a Corti e sul discorso della valorizzazione di Villa Filippini, io sono assolutamente d'accordo. Noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che Besnana debba cercare di valorizzare quelle che sono i propri fiori all'occhiello, il proprio patrimonio culturale e artistico. Mi sento di dire che una cosa non va contro l'altra, anzi, il consorzio Villa Greppi, visto che uno dei suoi diciamo, obiettivi è proprio quello di promuovere e valorizzare quello che è il territorio, credo possa essere molto interessato nel contribuire a valorizzare quello che è un lavoro che comunque Besana decide anche di portare avanti sulle proprie gambe. Quello che io continuo a dire è quello che uscire dal consorzio significa, secondo me, essere miopi nei confronti di quella che è una risorsa, che può essere sfruttata o comunque, se ci sono delle difficoltà, può essere in qualche modo modificata e può essere utilizzata a maggior ragione per promuovere quelle iniziative culturali sul nostro territorio che giustamente l'amministrazione vuole promuovere e vuole portare avanti. Io mi auguro che, anzi, mi auguro, ma chiedo che di tutto questo si possa parlare all'interno di quelle che sono, appunto, di quella che è la commissione, visto che ci sarà la convocazione, in maniera seria e quindi promuovendo, cioè proponendo quella che è la vostra progettualità e lasciando spazio anche a tutti quelli che sono i commissari, che ripeto sono molto attivi e hanno anche competenza rispetto alle commissioni nelle quali sono inseriti, per poter fare in modo che anche loro possano dare apporto, cosa che va, e io lo ribadisco, sempre a favore di quella che è la nostra comunità e a favore anche in generale del lavoro di quella che è l'amministrazione, sempre nell'ottica di propositività e condivisione che stavo dicendo precedentemente. Grazie, consigliere Maddaloni. Devo comunicare al segretario che è uscito il consigliere Gatti, quindi è assente. Una parola al consigliere Bruscagin che ha chiesto di intervenire. Grazie. Prego, consigliere Bruscagin. Sì, grazie Presidente. Intanto vorrei dire al consigliere Maddaloni che quella del sindaco Pozzoli non è una battuta. La Commissione Cultura è stata convocata. Inoltre, la Commissione Giovani, che è stata convocata il 19 novembre, al quale partecipano anche i rappresentanti comunque della sua lista, hanno lavorato insieme a tutti i componenti della Commissione per portare avanti delle iniziative rivolte proprio alla biblioteca, per cercare di far arrivare la biblioteca anche in questi giorni in cui è chiusa nelle case di tutti, promuovendo delle dirette, delle letture, anche con iniziative che hanno proposto proprio i rappresentanti della sua lista. Quindi le consiglio anche di confrontarsi di più con i componenti della sua lista. E inoltre parliamo tanto di cultura, però quando la Commissione Giovani ha portato avanti un evento culturale che promuove il territorio, ovvero il concorso fotografico, voi non avete partecipato. E questa è la verità. Quindi è facile parlare, continuare a dire cose, però poi nei fatti non ci sono. Grazie Presidente. Grazie consigliere Bruscagin. Consigliere Cazzaniga, prego, a lei la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il mio primo intervento è all'assente di questa sera che sta a pagina 41 e che è il completamento delle azioni volte all'adozione e approvazione della variante di PGT. Cioè in Consiglio Comunale questo argomento, adesso capisco che poi il sindaco quando dico
la parola commissioni ha degli eritemi, però in commissione è un argomento che non è mai venuto. Qui leggo completamento delle azioni volte all'adozione e approvazione della variante del PGT, i consiglieri nostri, intendo i 17 nostri consiglieri, escludo ovviamente il signor sindaco che per forza di cose è obbligato ad esserne a conoscenza, di questi passaggi quasi non sanno nulla se non quello che individualmente hanno cercato e non hanno mai discusso in un ambito, diciamo, di partecipazione di questa assemblea. Riguardo a questo ritengo che, come dire, il DUP merita, nel DUP questo argomento meritasse uno spazio maggiore e soprattutto lo meriti davvero in una, tra virgolette, preparazione dei consiglieri comunali ai passaggi che faremo in questo percorso. Cioè che non saranno per passaggi, come dire, indifferenti. E qua sul PGT non è che possa poi il sindaco dire ah, quando avete fatto il PGT voi non c'erano, non ci sono stati. No, non è mica vero, perché noi facciamo addirittura 2, 3, 4 preconsigli che non chiamavamo neanche consigli. Diventavano presentazioni dei percorsi che ci portavano poi all'approvazione finale del PGT. Cioè, voglio dire, questa roba qui davvero mi sembra che su questo, come consiglieri, abbiamo bisogno di fare, come dire, dei percorsi e degli approfondimenti, secondo me, come dire, importante, al di là degli studi che uno può fare entrando nel sito comunale, nel sito regionale, eccetera. Cioè la prima condivisione va fatta con i rappresentanti della città, poi con tutti gli enti deputati assolutamente ai vari percorsi, che sia la VAS per un certo tipo, che siano gli stakeholder per altri tipi, che siano l'associazione dei tecnici per altri argomenti. Però non possiamo incontrare le associazioni dei tecnici e non incontriamo i consiglieri comunali. Questa volta parlo a nome di tutti e 17, non parlo a nome mio, a nome di tutti e 17. Vedo che fortunatamente si è accesa la telecamera dell'assessore Vigliani e mi fa molto piacere della sua presenza. Ecco, Vigliani, mi permetta solo un'osservazione. Quando nell'articolo del Besanese lei cita la perequazione e dice che parte adesso perché negli ultimi 20 anni questo argomento non è mai trattato, già nel PGT del 2008, perché il PGT cambiava come potenzialità di strumento di pianificazione territoriale, Besana in Brianza, le ricordo che divenne uno degli esempi dei primi PGT con l'applicazione della perequazione, tant'è che in alcuni studi degli studenti del Politecnico venne preso ad esempio e ad argomento di studio, proprio per dire che insomma è un tema giustamente che, come ha detto lei, va seguito con la dovuta attenzione. E per questo vogliamo comprendere come lei lo sta seguendo, perché è giusto che si prosegua in quest'ottica, che è una ottica sicuramente, come dire, propositiva all'interno di un percorso di, come dire, gestione del nostro territorio, però parliamone, ecco. Questo era un argomento. E che nella presentazione, non è un caso, perché nella presentazione ampia, come ha detto giustamente il capogruppo Romanò, di un DUP non venga nemmeno citato, un pochino possiamo dire che qualche problema lo crea. Riguardo anche a certi passaggi nell'intervento poi sulla cultura, ecco, mi sembra, come dire, signor sindaco, che assolutamente riconoscendo l'impegno, le qualità, le caratteristiche dell'assessore Pensabene, assolutamente, ecco, che lei non ricordi la miriade di eventi di alto livello riguardo a mostre, riguardo ad eventi, riguardo concerti, riguardo musate, riguardo alla presenza besana di scrittori di altissimo livello abbiano organizzati altri assessori, ne cito uno a caso, l'assessore Beretta Luciano, ecco. Cioè, secondo me l'onore delle armi agli avversari, come dire, se si è un po' eleganti, in alcuni casi andrebbe anche dato. Su alcuni suoi passaggi, secondo me, questa volta sì, ingiusti perché non verificati. Cioè, mi sembra che a chi era riferito il lancia il sasso e toglie la mano?
era riferito forse al signor Bassignani, ma l'abbiamo ascoltato, gli abbiamo dato delle potenzialità, allora quello potremmo dire. Riguardo poi, mi permetta, alle non presenze dei consiglieri agli eventi, e insomma, fatto sindaco 10 anni, e agli eventi culturali di Besana, certe assenze erano clamorose, per cui in quella serata, probabilmente, adesso non ricordo bene, per motivi di impegni personali non c'era l'assessore Maddaloni, ma non poteva dire che non ci fossimo come rappresentanza, diciamo, del Consiglio Comunale, insomma. Per cui tendiamo sempre, nel limite di possibile, ad essere presenti agli eventi che lei organizza, come può constatare, no? Cioè non c'è un evento istituzionale al quale non chiediamo di partecipare, se non abbiamo partecipato era perché il prefetto, come dire, non ce l'ha impedito. Se ci sono degli eventi culturali, cerchiamo ovviamente, nel limite del possibile, sapendo benissimo che, tra virgolette, la responsabilità nella presenza di un sindaco e di un assessore sono ben diverse di quelle di un consigliere comunale, ma le assicuro che facciamo di tutto per poterci essere, perché insomma gli eventi che organizza Besana cerchiamo il più possibile di partecipare. Ecco, lancia Stasso, toglie la mano davvero l'intervento meno brillante della serata, perché noi, come dire, abbiamo lanciato la mano, ecco, facciamo così, gliela giro. Noi diverse volte abbiamo lanciato la mano e indietro ci è tornato un sasso. Questo è il suo atteggiamento nei confronti dei consiglieri o dei membri di gruppi di minoranza che mettono la loro disponibilità avanti. E questa qui di Lancia Sasso non toglie la mano, le faccio anche un esempio di carattere personale. Io avevo dato una disponibilità nella gestione dei centri estivi, nella collaborazione, nell'organizzazione, eccetera. Non sono stato coinvolto, ma la mano l'ho data ugualmente, non l'ho tirata indietro. Grazie consigliere Cazzaniga, scusate che ho perso. Ecco. Allora, la parola al consigliere Villa, che ha chiesto la parola, prego. Sì, allora, velocemente. Anch'io mi aggiungo alle parole del consigliere Cazzaniga per quanto riguarda appunto il piano di governo del territorio, anche da vicepresidente della commissione urbanistica. Adesso eventualmente so che ci si vedrà la prossima settimana, giovedì, se non vado errato. Ho visto che comunque all'ordine del giorno ci sono ancora dei punti che non attengono proprio precisamente al PGT, però in questa sede vorrei capire appunto che strada si sta prendendo e che percorsi si stanno facendo riguardo a eventuali revoche o varianti del piano di governo del territorio. Riguardo alla cultura, guardi, io avete citato giustamente assessori che sono passati in questi ultimi anni, da Carlo Ratti a Pensa Bene, a Beretta. Mi piace ricordare anche alcune serate che sono state organizzate, io mi ricordo, sulle culture dell'antimafia da Luigi Pirovano, ex assessore alla cultura, in collaborazione sia con il Consorzio Villa Grepi, ricordo un Edelweiss strapieno alla prima serata della cultura antimafia con presente il magistrato Piercamillo Davigo, e un'altra in collaborazione con le ACLI a Montesiro, anche lì con la sala sala del cinema dell'oratorio a Montesiro con Nando Dalla Chiesa. Quindi poi io sinceramente ho partecipato a un sacco di iniziative di quel tipo, non è mia abitudine guardarmi indietro per vedere chi c'è o chi non c'è. Io so solo che tanti besanesi erano presenti a quelle riunioni. Basta, tutto qua, insomma. Però ecco, la cosa a cui ci tenevo anch'io questa sera e che non ho sentito nell'esposizione
del documento unico di programmazione con questo percorso che si sta prendendo sul PGT, perché credo che sia anche diritto di tutti i cittadini sapere che cosa sta succedendo, insomma, oltre che dei consiglieri comunali. Grazie consigliere Villa. La parola al sindaco Pozzoli, che ha chiesto di intervenire. Prego, sindaco. Sì, allora io la palma dell'intervento meno brillante lo darei su quello sulle mascherine, a quello sulle mascherine, perché errare è umano, perseverare è diabolico. In ogni caso, io quando facevo riferimento a lanciare il sasso e poi ritirare la mano, mi riferivo proprio a quello che poi in realtà ha detto Brustagin relativamente alla Commissione Giovani, perché effettivamente qualcosa di importante è stato fatto, soprattutto rivolto verso i ragazzi della nostra città che hanno avuto modo in queste settimane di chiusura in casa di poter fare qualcosa, di impegnarsi. Il riscontro, tra l'altro, avendo partecipato alla giuria del concorso stesso, è stata ottima, perché ci sono stati tanti ragazzi che hanno partecipato, con anche dei lavori gradevoli che poi verranno ovviamente pubblicati, però non si può anticipare niente perché non è stata ancora assegnata la fotografia vincitrice, però so che la vedrete sul Besanese. Sul prossimo numero del Besanese, quindi l'autore finirà in Segnila case di Besana, e direi che questo è già un bel coinvolgimento per i nostri ragazzi. Si è fatto anche un po' di cultura, perché comunque l'arte fotografica, e a Besana per fortuna abbiamo anche qualche eccellente esperto, è una forma d'arte che tra l'altro sta prendendo sempre più piede anche nei giovani. Abbiamo fatto in modo, anzi hanno fatto in modo, insegnatamente ha fatto in modo il consigliere Bruscagin, che venisse legata alla bellezza della nostra città. Per quanto riguarda invece la presenza agli eventi, era riferita unicamente e totalmente a Maddaloni, perché ad ogni consiglio comunale ci parla di Villa Greppi, poi quando facciamo un unico evento di Villa Greppi in città lui non c'è, mi è sembrato abbastanza, quantomeno un ossimoro. Invece, per quanto riguarda il PGT, che avessimo deciso di revocare il PGT adottato il 31 gennaio 2019, non è certo un mistero, è stato più volte detto. Di sicuro possiamo mettere sul piatto due cose della bilancia. Di sicuro la situazione contingente ha impedito a tutti, in particolar modo ha fatto uno sforzo particolare l'assessore Viviani, di lavorare come di solito con questi strumenti si lavora, cioè in presenza, distribuendo le carte sul tavolo, ragionando e lavorando con i tecnici. Questo è stato veramente un limite, bisogna dirlo, bisogna riconoscerlo. C'è anche un altro aspetto, e cioè che essendo uno strumento nato sotto un'altra amministrazione, noi non possiamo sentirlo nostro, come ha giustamente tra l'altro detto il consigliere Cazzaniga sul Besanese, sull'ultimo numero. È uno strumento che non ci appartiene. Come sapete, la mia posizione in consiglio comunale su questo strumento, quando ero all'opposizione, è sempre stata chiara, e da me è condivisa con me dal consigliere Corbetta, che era presente, dal consigliere Riva, che adesso è assessore. Abbiamo sempre nutrito fortissime perplessità, addirittura sul coinvolgimento. Io dico di più, anche noi non eravamo molto coinvolti sullo stato di avanzamento del PGT. Le uniche occasioni che avevamo per dimostrare quanto, la nostra contrarietà, erano giusto in consiglio comunale, ci sentivamo dire: ma non hai partecipato all'incontro con i tecnici professionisti. Adesso è vero, non si può partecipare perché sono dedicati, essendo noi in presenza, a loro, però ovviamente noi avremmo preferito farlo ad advice, una presentazione, no? Ad esempio, ad esempio quello che verrà discusso in commissione tra poco, e cioè la scelta delle aree dedicata alla rigenerazione urbana, che è una scelta strategica importante. Però, per cui non c'è assolutamente diverso, niente di diverso rispetto al passato. Di sicuro la situazione che viviamo ha influito, e di sicuro non percepiamo questo strumento come il nostro, e sulla revoca siamo sempre stati espliciti fin da subito, tanto che prima di questo intervento nel Besanese lo stesso Cazzaniga ne ha parlato, per cui non mi sembra nulla di trascendentale.
Grazie Sindaco, la parola all'assessore Viviani. Prego, assessore Viviani. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Partirei proprio dall'ultimo intervento del sindaco ma del consigliere Cazzaniga. Io non ho mai detto che la perequazione fosse una nostra invenzione, insomma, sarebbe altro. Se lei ha letto attentamente il mio articolo, comunque sia, e l'avesse letto come cittadino e non come politico, avrebbe certamente interpretato le mie parole come un passo avanti rispetto al vostro documento. Dico vostro, non è nostro, lo ribadisco. È un documento che nasce con la vostra amministrazione, prosegue con la vostra amministrazione, non arriva a termine con la vostra amministrazione. Noi abbiamo avuto ereditato un documento, ok, nato frettoloso, assolutamente frettoloso. Lei poi era inutile che chiamava una commissione urbanistica per dire: guardate, si sono dimenticati questo pezzo, si sono dimenticati questo pezzo, qui c'è un errore, qua hanno inserito hanno dimenticato un pezzo del territorio di Besana, a che pro, per dire quanto avete fatto una cosa di fretta e furia. Lei in questi mesi non mi ha mai sentito dire: hanno lavorato male, hanno fatto, io ho voluto tenere proprio un profilo, non vi sentite? Sì, ah, ecco, perché vedo che l'assessore Pucci... Oh, non molto lì. Sentiamo bene. Sì, ah, sì. Va bene, allora, mi avvicino un attimino al portatile, adesso entrerò nei vostri schermi. Sto dicendo, abbiamo lavorato, stiamo lavorando e definendo un attimino una serie, ad esempio, al di là che c'è stata questa pandemia in mezzo che ha rovinato completamente tutti i tempi, ma innanzitutto abbiamo iniziato anche tardi a lavorare, se si vuole, abbiamo iniziato a gennaio con l'arrivo del dirigente, ok. Poi non ha potuto partecipare ai lavori Tarantini per motivi familiari e di salute. È stato fatto tutto un lavoro, e lo ritroverete, di ricucitura e di riconoscimento del territorio. Mi dicevano, mi hanno fatto notare, che non erano state individuate alcune aree, erano rimaste delle aree bianche, cioè c'era una serie di errori di base, ok? Non siamo entrati nel merito bello, brutto, cattivo, ok? Ma è stato fatto tutto un lavoro che era assolutamente propedeutico alla preparazione di questa situazione. C'erano delle aree che erano fuori da ogni sentimento di definizione, ok? Per cui, ma io non vi ho mai detto avete fatto un lavoro che faceva. Sinceramente, il vostro lavoro, se uno dovesse entrare a piedi pari in questa situazione, doveva prenderlo e buttarlo dalla finestra e ricominciare da capo. Ma dato che comunque sia parte del lavoro è stato riconosciuto, e l'abbiamo anche detto, è stato tenuto in considerazione, da quello ci siamo mossi, ok? Perché tutta la parte di ricerca, quella è indubitabile, non può essere modificata, quella è chiaro. Poi se non sono state inserite delle aree che erano nel parco, invece sono state inserite in questa azione, va bene. Cioè fino adesso, attenzione, fino adesso è stata fatta un'azione veramente di ricucitura e di riconoscimento. Sono andate a essere riperimetrate tutte le aree del territorio urbano costituito, dove erano rimaste fuori dei pezzi, sono stati inseriti dentro. È stato fatto un lavoro di puntuale precisazione sul lavoro. Ok? Per cui, non devo dire, non abbiamo assolutamente inventato niente. Come è stato detto, e se c'è stato un tentativo, bisognerà vedere poi dopo quanto sarà riuscito di dare una omogeneità alla situazione. Nel frattempo, però, non dobbiamo dimenticare che sono intervenute anche le osservazioni, il nuovo PGT provinciale e soprattutto la nuova legge regionale, che ci ha obbligati comunque sia a ridurre certe situazioni. Ok? Noi stiamo andando bene, quello che vorremmo noi costruire in questa situazione, un PGT che possa andare bene per i prossimi 20 anni, che in qualche maniera tenga in considerazione ciò che c'è stato nel passato, ma per l'ultima volta. Cioè io dico, questa qui è l'ultima volta, che è l'ultima chiamata per delle situazioni che non possono essere più di più. Abbiamo voluto puntare su una riqualificazione delle aree verdi, perfetto. Abbiamo voluto delle aree agricole, perfetto. Abbiamo sbagliato qualcosa? No, non sappiamo. Ma quello che si è voluto fare in questo tempo, cercare di tenere un passo veloce, perché comunque sia abbiamo perso 6 mesi.
perché quando a marzo abbiamo chiuso tutto e abbiamo riaperto a luglio, abbiamo perso dei mesi su questa situazione. Quando potremo fare le commissioni al buio? Quando non potremo fare qualcosa? Quando non è possibile neanche lavorare su di un pezzo di carta perché ognuno stava a casa sua? Per cui arriveremo in fretta. Noi non abbiamo fretta ad arrivare in fondo a questo documento. Voi avete fretta? Noi no. Perché è un documento che su questo, e dico questo, stiamo costruendo la besana dei prossimi anni. Se volete fare una cosa di fretta e furia, perché per quale motivo non lo so, ditecelo. Io non sono disposto a fare un lavoro abbarrocciato appunto perché dovevo arrivare in fondo a... Non ci sto. Voglio che venga fatto un documento quanto più condiviso, quanto più accettato dalla città, perché deve essere un documento che sarà besana nei prossimi anni. Questo è il mio, nostro obiettivo in questa direzione. Okay? Vogliamo che questo documento sia cambiato, sia migliorato, sia... E dico un paradosso. Può anche darsi che adesso a un certo punto diciamo no, dobbiamo ricominciare da capo perché ci sono nuove regole, nuove situazioni. Ripartiamo da capo, ma non dobbiamo per forza fare un documento in fretta e furia come avete fatto voi, approvandolo a Natale, tra un po' a Capodanno, di corsa, così mi raccontavano perché allora ero impegnato in una situazione, ma veramente realizzando una serie di situazioni inconcepibili. No, non, io non ci sto a fare un lavoro di questo tipo. E non voglio neanche essere tirato per i capelli a fare un lavoro di questo tipo. Giovedì abbiamo un incontro che è fondamentale, perché si comincerà a parlare della rigenerazione urbana. Quando mai ne avete sentito parlare di rigenerazione urbana? Stiamo andando a passi veloci verso un cambiamento epocale in tutte le situazioni. Come diceva prima, abbiamo cominciato a parlare dell'energia elettrica e dei trasporti. Oggi andiamo verso una nuova trasformazione del tessuto urbano. È chiaro? Cioè, si parlerà sempre più del recupero delle aree, non delle aree verdi da trasformare in, ma aree che sono da recuperare. È questo il discorso. E su questo sì, sarà un necessario un lavoro nuovo, un lavoro condiviso tra le forze politiche per arrivare a una soluzione, perché la condivisione è su un valore tecnico, non politico, ma un valore tecnico. È chiaro questo discorso. Per cui è vero, non abbiamo parlato mai in questo periodo del TGT. È vero, nessuno tra l'altro, neanche di voi, ne è venuto a chiedere niente, per cui la questione poteva andare a posto. Ora, adesso, in questo momento, tra l'altro, siamo, invece di fare un pezzo di boccone, stiamo ad esempio aspettando la regione che ci dica una sua opinione. Stiamo raccogliendo tutte le opinioni di tutti i vari presenti per poter poi tirare una somma di tutto. Inutile che adesso convochiamo una commissione urbanistica per far vedere qualcosa, poi dopo la regione ci dice no, non va bene quel passaggio, ritornate indietro, ritornate sui vostri passi. Allora, ripeto, nessuno ci corre dietro. Non mi pare che a lei, il caro consigliere Castaniglia, le corra dietro qualcuno affinché sia approvato un TGT. No, stiamo lavorando in quella direzione. Attendiamo che ci siano tutti gli esperti, i competenti della situazione, i tecnici, la regione, la provincia, l'ARPA, il parco, che tra l'altro il parco è detto perfetto, bellissimo, così era meglio così, non si è mai visto, benissimo, d'accordo. Quando avremo in mano tutti gli elementi, diremo, signori, questo è il documento che non i besanesi, o meglio, i besanesi hanno sempre desiderato, perché in esso ci saranno tutte le opinioni di tutti gli enti presenti sul territorio. Ok? Poi, tanto voglio dire, vedere la cartografia è già pubblicata, voi l'avrete già anche vista, l'avete già andata, siete già andati a vederla come sono andati già a vederle tante altre persone, per cui non c'è niente di segreto, è già tutto pubblicato. Ok, se avete visto la documentazione, benissimo, allora, cominceremo da giovedì partendo da un punto fondamentale, perché si parla della rigenerazione urbana, che è fondamentale quella. Perché solo con quella, sarà un passo epocale per il comune di Besana. Besana deve uscire da quella mentalità così ristretta, provinciale, per assumere uno spazio che le compete a livello brianzolo. Grazie. Grazie, Assessore Viviani.
Consigliere Cazzaniga per una replica, prego. Assessore Viviani, noi le assicuriamo che problemi personali o politici di urgenza, necessità di correre, sinceramente non abbiamo. Abbiamo problemi di, tra virgolette, dialogo. Il mese sostanzialmente che secondo noi non è stato utilizzato in pratica, giustamente come ha spiegato lei nei tempi, era il mese di settembre. Nel mese di settembre, con le riaperture, delle occasioni per vederci, tra virgolette, come consiglieri con lei, con i tecnici, eccetera, c'era un'occasione. L'unica cosa che abbiamo ottenuto è stato, giustamente, per gli impegni che aveva, un velocissimo incontro con l'architetto Biraghi, del tempo però che ci ha dedicato, ma giustamente era giustificatissimo da parte sua, anzi lo ringraziamo della disponibilità, di mezz'ora. Lei mi può ben capire che una variante di PGT in mezz'ora, cioè fai fatica ad avere un'idea di quali sono, ed è questa la discussione interessante, no? Quali sono, rispetto, visto che il discorso è stato presentato con una VAS che dice ti mettiamo a fianco un PGT adottato e le variazioni che noi vogliamo fare, sostanzialmente la VAS si imposta un po' in questa maniera, la vostra terza VAS, alla luce di quello capire un attimo i criteri e i modi in cui si va a variare un progetto precedente. Col massimo rispetto della possibilità, ma allora lì ci si prende la responsabilità e il coraggio di fermarlo e farlo ripartire da capo, però dovete dirlo. Non che state ancora lavorando per vedere, ma se però lo farò, se eccetera. Allora, o si fa un modo, che è quello mi sembra che avete intrapreso, vi mettiamo a fianco, noi giustamente, ma è normale, noi vogliamo variare delle cose rispetto a questo, ti diciamo cosa variamo e come, poi ne discutiamo, oppure interrompiamo e ripartiamo. Però bisogna dirlo. Riguardo al concetto, solo una piccola osservazione, riguardo al concetto non si possono più consumare aree verdi di qualità, da quei primi disegni che dice lei che abbiamo visto sulle aree di qualità, una parte di quelle che nel precedente proposta erano state, come dire, tolte perché non avevano avuto previsioni in questi anni, ne sta ritornando qualcuna. È proprio così, perché altrimenti sembra che, non so, quello che non va bene è che non c'era sufficiente riduzione del consumo di suolo, non era quello il problema. Probabilmente, e qui ci sta, e qui la discussione e il voler capire, sicuramente ci sta che a un cambio d'amministrazione cambiano delle impostazioni e ne discutiamo, chiuso. Però ecco, da giovedì discutiamone. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Cazzaniga. Assessore Viviani per una replica. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Allora, ripartendo proprio dall'ultimo punto, è stata, come dire, ciò che noi abbiamo visto e rivisto è una eredità che ci trasciniamo da tempo. Ok, e lo sappiamo. Nessuno è mai riuscito a dare una risoluzione a certe situazioni. Io non dico che fu colpa di Mauri, Buonanima o quant'altro a seguire tutto ciò che c'era fatto, erano altri tempi. Ci fu la storia dei bandi, e i bandi approvati e si promuovono, eccetera, eccetera. È stata una situazione esasperata. Allora, lei forse ha anche ragione, e dice va benissimo, abbiate il coraggio di dire ok, prendiamo tutto e buttiamo via tutto, potrei anche seguire la sua opinione, sa? Io non ho problemi per dire ragazzi, era il nostro PGT, non è il nostro PGT, stiamo cercando di dare una risposta a certe esigenze, va bene, non sono soddisfacenti, benissimo, possiamo anche ripartire da capo. Giustamente lei mi ha risposto questo dicendo noi non abbiamo fretta, neanche noi abbiamo fretta, per cui se noi insieme tutti quanti valutiamo che comunque sia le soluzioni che si stanno manifestando in questo momento, che comunque sia sono puntate per una equa valutazione, non sono soddisfacenti,
Va benissimo, possiamo anche comunque sia, tenendo conto, no, che il 50% del lavoro di ricerca, che comunque sia va bene, è stato fatto, potremmo anche dire in maniera paradossale, ma anche non potrebbe anche essere non in maniera assurda, ok, ripartiamo da capo. Lei ci dice che noi potremmo fare percorrere questo percorso, benissimo, consigliere Castaniga, io posso anche sposare anche la sua tesi, io non ho nessun problema sotto questo punto di vista, capisce? Però voglio dire anche questo, che quando si è voluto dare, cercare di dare una risposta a tante esigenze di tanti cittadini che si erano manifestate. Poi si dice sempre, se non fai, non sbagli. Abbiamo fatto, abbiamo sbagliato, non abbiamo sbagliato, abbiamo fatto giusto. Per cui nessuno, ripeto, come dire, andiamo avanti su questa strada. Lei giustamente dice, ok, quello che c'è stato prima lo considero relativamente. Da giovedì ci misuriamo. Ma noi vogliamo vederci, e io vi vedrò, vorrò vedervi, misurarvi a giovedì come vi muoverete. È chiaro, no? Non vorrei che poi dopo, come diceva appunto il sindaco Pozzoli, no? Parlate tanto di Villa Greppi, poi al manifestazione di Villa Greppi non vi presentate. Allora voglio dire, adesso giovedì partiamo, allora giovedì partiamo, ci vediamo e vediamo un po' attimino come sarà la questione. Certo, è chiaro che la mia provocazione confronto il consigliere Maddaloni è un richiamo all'attenzione e diciamo anche un concetto di coerenza nei confronti, no? Castaniga, consigliere Castaniga, io l'ho sempre trovata molto coerente nel suo fare, magari non l'ho neanche mai molto condiviso alcune sue cose, però ci conosciamo, forse io e lei siamo i più anziani in questo momento che hanno calpestato il consiglio comunale. Siamo entrati tutti e due nel 96, no? Quando molti di questi consiglieri che noi stiamo vedendo erano neanche nati. Per cui ci conosciamo abbastanza, no? Per conoscerci e per saperci dire cosa noi pensiamo della questione. Per cui io direi che possiamo anche darci l'appuntamento. Ci sarà il giovedì in commissione? Anzi no, purtroppo siamo in remoto, sarà un problema gestire la questione. Comunque vedremo un po' di operare insieme. A settembre, dovevo dire di settembre, purtroppo c'è anche una questione. A settembre lei come me è un insegnante e a settembre si è presentata. Non è che posso fare i miracoli, se facessi i miracoli sarei in San Pietro. Ma il discorso è questo. Settembre è ripartita la scuola, con tutte le problematiche, lei lo sa meglio di me, nella sua scuola, e adesso sto qui come dire, a narrare tutte le vicissitudini della sua scuola, perché comunque sia la conosco. È solo la fatica che viene fatta, ma so anche l'impegno che c'è stato per sostenere la scuola nel suo avvio, perché comunque sia, non possiamo, abbiamo anche delle, se io fossi un bel pensionato e non fa niente, allora starei tutto il giorno in comune, no? Ma non, sono un insegnante che purtroppo sono anche a distanza, però ho accettato ben volentieri di seguire, e mi piace, l'assessorato dell'istruzione, non solo, perché poi tra l'altro è una cosa che volevo dire, non è detto, non è emersa, ma voglio dirla adesso, che finalmente è stato risolto il problema della civica. Questo perché, cioè, questo è un problema che voglio dire che sicuramente anche voi nella passata amministrazione lo conoscevate. Cioè, la civica di per sé, quella compresenza del Gandhi, della Clerici e del Mosaico, era una situazione ingestibile. Ok? Perché era ingestibile. Io ho avuto lamentele e anche, alla fine anche i ringraziamenti però da parte dell'associazione, che diceva finalmente qualcuno che ci ha pensato. Io la ringrazio. Finalmente abbiamo trovato delle soluzioni, in effetti è vero, in questo momento abbiamo dato degli spazi esatti, senza interferenze di nessun tipo tra la Clerici, il Mosaico quando ritorna a essere attivo e anche il Gandhi. Oddio, ho lavorato anche su quello e purtroppo bisogna pensare anche a quelle cose, bisogna vedere, che vuol dire, io non è che vivo sulla luna, bisogna lavorare per questo, per cui sarei già a settembre, certo a settembre avevo potuto fare tante cose, come ottobre, come dicembre, come gennaio, oppure a luglio, cioè vuol dire, se cerchiamo un mese apposta ne troviamo tante tante piccole occasioni per ogni mese, per cui vede,
Io sono molto tranquillo, molto sereno. Rispetto a lei, mi conosceva i primi tempi nel 96 che saltavo sui tavoli. In questo caso, vede che mantengo un atteggiamento sobrio. Anche lei vedo che si è di molto calmato. La ringrazio, ci vediamo allora giovedì, consigliere. A questo punto sarò presente assolutamente, col ghiaccio sulla testa, ma ci sarò. Perché? Oh, nel senso, anche se malato dovrò esserci a questo punto. Ah, cosa c'ha? Si sente male? È una battuta per dire che devo venire per forza. Pensavo come un po' sciupato e allora... No, ma assolutamente, assolutamente, adesso, su tutto quello che si è detto sulle commissioni, però potete prendere atto che siamo sempre presenti alle commissioni e siamo sempre presenti quasi sempre tutti e tre i capigruppo, tranne casi eccezionali di un impegno di uno di noi, quindi penso che le rispettiamo abbastanza. Sono ben contento che potremo collaborare insieme. Grazie. Grazie Assessore Viviani. La parola a Sindaco Pozzoli. Brevemente chiedo l'ultimo intervento, poi passiamo, perché altrimenti rischiamo che qui ci cadono le linee e non veniamo alla fine del Consiglio Comunale. Prego. Ma infatti non mi va più la telecamera, comunque condivido con il consigliere Tettamanzi il sorriso per il siparietto che abbiamo appena visto tra l'assessore Viviani e il consigliere Cazzaniga, perché si chiedono prima che sono i più anziani del Consiglio, poi l'altro dice che c'ha la fascia sulla testa, l'altro gli chiede come sta. C'erano i consiglieri più giovani che vi guardavano e ridevano poco fa, è stata una cosa simpatica, no, con rispetto sto dicendo, proprio per stemperare un po'. Comunque, sul PGT, allora, lasciando perdere i discorsi sulla partecipazione degli uni e degli altri, c'è un'altra cosa che va tenuta in considerazione, che effettivamente dobbiamo porre fine al tempo delle riflessioni, e mi prendo l'impegno di portarlo entro poche settimane, al massimo entro la fine del primo mese dell'inizio del nuovo anno in Consiglio Comunale, perché effettivamente è arrivato il momento di porre fine alle nostre riflessioni e di portare lo strumento in Consiglio Comunale, anche per ridare chiarezza alla città che aspetta ormai dal 31 gennaio del 19 la conclusione di un iter. Questo sì, lo devo riconoscere. Comunque la prima parte del mio intervento era col massimo del rispetto, però vedevo che la Tettamanzi, Brusca Jean sorridevano un pochino, eravate molto simpatici, ecco, ho detto in modo amichevole. Grazie. Allora, consigliere Maddaloni, lei mi chiede una brevissima replica per un intervento sul regolamento. Guardi, 30 secondi, proprio perché altrimenti... Grazie. 30 secondi semplicemente per dire una cosa che mi sta abbastanza, cioè, a cuore, nel senso il riferimento ai fatti personali non dovrebbero essere contemplati in quella che è la discussione politica che si fa in Consiglio Comunale. Questo è il riferimento all'assessore Viviani e quanto detto anche dal sindaco precedentemente, anche perché credo che le giustificazioni personali che giustificano l'assenso alla presenza dei consiglieri siano le stesse che giustificano anche voi come sindaco, come maggioranza, all'assenza o alla non presenza di alcuni eventi culturali che sono stati fatti sul nostro territorio, che lo stesso Ente Greppi ha proposto, come per esempio, non so, l'inaugurazione del Giardino Italiana. Stessa cosa, Presidente, chiudo, c'è anche riferimento all'intervento di Brusca Jean. Io non posso accettare che venga a essere richiamato quello che è l'impegno dei consiglieri e l'impegno delle persone coinvolte all'interno delle varie commissioni. Sul concorso fotografico credo ci sia stata un'ampia partecipazione. So che ragazzi che fanno parte della mia lista hanno anche partecipato inviando quelle che sono delle foto, non capisco l'intervento del consigliere. La partecipazione e l'impegno dei miei consiglieri è serio e quindi mi dispiace che si facciano questi interventi che sono volti a distogliere l'attenzione da quello che sono invece i temi di cui uno cerca di parlare anche con atteggiamento propositivo. Quindi grazie Presidente. Grazie. Consigliere Tettamanzi, anche per lei 30 secondi proprio, perché siamo oltre ogni tempo massimo, grazie. Non so se accidenti 30 secondi, volevo solo fare una piccola riflessione per coinvolgere l'assessore ai servizi sociali. Dunque, so che me l'aveva accennato l'assessore, poi me l'ha confermato oggi
Ronzoni, sono arrivati dei fondi 82.350 euro, perché mi ha detto che sono uguali a quelli della prima, del primo finanziamento, diciamo così, destinati alla solidarietà alimentare. Volevo solo chiedere all'assessore se poteva coinvolgere nel momento in cui verranno, se ne parlerà, si parlerà dei criteri di distribuzione, poteva coinvolgere quel piccolo gruppo politico di cui abbiamo parlato nel precedente consiglio, dove sono rappresentate minoranza e maggioranza, perché penso che possa essere l'occasione, la definizione dei criteri possa essere l'occasione per far emergere quella fascia di famiglie che stanno entrando nella, diciamo, che stanno entrando in una fascia di fragilità economica e alle quali avevamo destinato la nostra mozione, che poi non è passata lo scorso Consiglio Comunale. Basta. Poi per quanto riguarda l'impianto dei servizi sociali, mi sembra che sia corposo e confermi tutto il lavoro fatto da questa amministrazione e dalle amministrazioni precedenti. Grazie consigliere Tettamanzi. La parola al consigliere Merazzi, che aveva chiesto di intervenire brevemente anche lei, Sì, no, ma consigliere Merazzi, Pozzoli Sindaco, una cosa proprio velocissima, in riferimento a quello che ha detto Mandaloni, secondo me bisogna però anche prendere un po' atto di quello che si dice, nel senso che se si continua ogni volta in ogni consiglio comunale a portare sul palmo della mano la parola cultura e portare esempi come il Consorzio Villa Greppi, è certo e non bisogna secondo me stupirsi del fatto che venga fatto notare che tipo all'ultima volta che c'è stato l'evento di Villa Greppi non era presente. Cioè mi sembra ovvio, se no cosa siamo qua a fare? Inoltre, in riferimento a quello, il concorso fotografico, mi spiace, ma non si può proprio dire che voi, in particolar modo Besana for Future, abbia fatto grandi cose per il concorso fotografico. Io personalmente non ho visto né un post né due righe, giusto per invogliare anche quelli che sono i ragazzi che vi seguono. Non ho visto neanche un tuo post, Stefano, in riferimento a questo concorso. Quindi, era un concorso in riferimento che portava comunque uno sfondo culturale non indifferente, come gli scorci e i paesaggi pesanesi. Quindi, o si continua a parlare di cultura a vanvera, secondo me, oppure iniziamo a parlare di cultura, però parlandola concretamente e sapendo anche di quello che si parla, perché se no davvero si risulta noiosi e ripetitivi ogni volta. Ecco, grazie. Grazie consigliere Merazzi. Assessore Fusco, lei deve replicare al consigliere Tettamanzi. Chiedo. Sì, no, ci sono. Allora, sì, ci siamo sentite, ci siamo accordate che comunque avremmo fatto questo incontro richiesto sicuramente. Vabbè, i soldi ad oggi non sono ancora arrivati, però ci stiamo lavorando. Ho segnato dei criteri che ho condiviso con il sindaco, le assistenti sociali in equipe stanno lavorando sulla situazione e comunque ci sentiamo sicuramente a breve. Come d'accordo. Grazie, passiamo alla votazione. Segretario dottor Coscarelli, prego, a lei la parola. Favorevole. Grazie. Carina Roberta. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Romanò Flaviano. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni, Favorevole. Cacciatore Alessandro, Favorevole. Tolotta Massimiliano, Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Scusate, ma non ero io. È proprio cascato nel momento.
Cazzaniga Sergio Gianni. Contrario. Tettamanzi Maria Giovanna. Contrario. Villa Fabrizio. Contrario. Cattaneo Andrea. Contrario. Maddaloni Stefano. Contrario. Alfieri Piero Angelo. Astenuto. Allora abbiamo 10 voti favorevoli, 5 astenuti, Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea e Maddaloni Stefano e un contrario Alfieri. Un astenuto. No, il contrario. 5 contrari e un astenuto. I 5 contrari sono Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea e Maddaloni Stefano. E l'astenuto è Alfieri Piero Angelo. Ho girato i voti. Voilà. Grazie. 10-5-1. Perfetto. 10-5-1. Grazie. Votiamo l'immediata eseguibilità. Carena Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Roberta Alessandro. Favorevole. Romano Flaviano. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatori Alessandro. Favorevole. Palotta Massimiliano. Favorevole. Nerazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Contrario. Tettamanzi Maria Giovanna. Contrario. Villa Fabrizio. Astenuto. Cattaneo Andrea. Contrario. Maddaloni Stefano. Astenuto. Alfieri Piero Angelo. Astenuto. Allora abbiamo 10 favorevoli, 3 contrari, Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna e Cattaneo Andrea e 3 astenuti, Villa Fabrizio, Maddaloni Stefano e Alfieri Piero Angelo. Presidente. Grazie. Allora, prossimo punto all'ordine del giorno, il sesto punto, convenzione per la gestione associata del servizio area minori e famiglie, proroga anno 2021. La parola all'assessore Fusco Barbara. Sì, buonasera. Allora, al secondo piano del nostro comune, vicino all'ufficio dei servizi sociali, è presente il polo di Besanabrianza, che è una delle due sedi del servizio area minori e famiglie, che si adopera per la tutela dei minori, per la presa in carico e la gestione delle situazioni che richiedono l'intervento di assistenti sociali, psicologi, specialisti in stretto rapporto col Tribunale dei Minorenni e il Tribunale Ordinario. Questo servizio progetta e mette in atto degli interventi finalizzati a promuovere il benessere del minore e della sua famiglia per garantire il diritto dei minori a vivere in un contesto affettivo, relazionale ed educativo adeguato. Destinatari degli interventi sono quindi i minori in situazioni di disagio e le loro famiglie. I comuni di Albiate, Besana, Briosco, Carate, Renate, Triuggio, Veduggio e Verano Brianza realizzano in gestione associata il servizio minori famiglie tramite sottoscrizione di apposita convenzione. Convenzione che è in scadenza a dicembre 2020. Quindi insieme a tutti questi comuni abbiamo deciso che si intende proseguire nella gestione associata del servizio e si è espressa però la volontà di avviare un percorso di revisione e di rinnovo delle attuali modalità organizzative dei servizi associati al fine di predisporre un modello più operativo e rispondente alle esigenze delle destinatari del servizio. L'iter di revisione delle modalità organizzative comporta la necessaria stipula di nuovi accordi tra i comuni,
Pertanto, considerata la necessità di avere tempi consoni alla stesura degli atti che accompagneranno i nuovi accordi, si è deciso di rinnovare per la durata di un anno la convenzione attualmente in essere alle medesime condizioni. Le sedi di riferimento della tutela minori sono due. Come dicevo prima, il nostro comune, per noi, il comune di Triuggio, Renate e Veduggio, ed Albiate per gli altri quattro comuni. Albiate è il comune capofila, il servizio ad oggi è coordinato dal responsabile del settore socioassistenziale del comune di Albiate. E questo è quanto. Un importante cambiamento è lo spostamento del polo da Albiate a Carate. Ci sarà quindi una nuova sede presso il comune di Carate e i due poli di riferimento saranno poi Carate e Besana. Si sta lavorando anche e soprattutto alla creazione di uno staff che funga da regia per coordinare questo servizio. Questo. Grazie Assessore. Ci sono degli interventi in merito, altrimenti passiamo direttamente alla votazione. Posso? Non ho scritto, Presidente, Alfieri. Bene, prego Consigliere Alfieri. Grazie Alfieri, una città per il dialogo. Ho sentito dal riferimento della commissione che in questo caso si è riunita, dove è stato un po' sviscerato tutto il tema di queste necessità, e quindi diciamo noi siamo d'accordo che ci sia una revisione del servizio, perché a quanto pare ci sono dei funzionamenti dei perfettibili, diciamo così, e volevo chiedere all'assessore di prendere nota, perché anche in un settore delicato come quello dei minori, se non sbaglio, si avvale anche l'attuale convenzione cooperative che forniscono servizio di assistenti sociali, e essendo una tematica molto delicata a mio parere, ma penso a parere di chiunque segua tematiche minori, non faccio il lavoro degli assistenti sociali o di chi segue questo lavoro, e quindi evitare l'indicazione di evitare per quanto possibile nella nuova convenzione, nel chi dovrà metterci mano e lavorare, che preveda degli organici e del personale dedicato professionale che possa dedicarsi con continuità a questi casi che sappiamo purtroppo esserci, e magari con i disagi di oggi sono anche in aumento, e che però possano contare su una continuità di rapporto loro e le famiglie, perché la rotazione dei professionisti attorno a questi disagi non agevola senz'altro la loro risoluzione, è solamente un fare atti burocratici e non si creano miglioramenti, non si crea una continuità di rapporti. Questa è un'evidenza anche in altri settori. Io ho un'esperienza diretta su altri comuni per i disabili, che diciamo destabilizza i rapporti con le famiglie. E penso che con i minori sia altrettanto importante, quindi più che altro vuole essere un'indicazione. Sicuramente siamo favorevoli a una revisione dell'accordo e a una proroga dello stesso per poter lavorare. Nel lavorare chiediamo attenzione su questo fattore, che il personale sia valutato in continuità. Purtroppo il mio pensiero è che le cooperative vanno bene per le pulizie, per dei lavori diciamo non così vicini alla sensibilità delle persone. Grazie. Grazie consigliere Alfieri. Assessore Fusco, prego per la replica. Sì, volevo solo dire che è proprio per questo che, come dicevo, si sta lavorando alla creazione proprio di uno staff che coordinato dagli assistenti sociali che lavorano per questi comuni da molto tempo. È vero che un domani potrebbero cambiare, potrebbero vincere un altro concorso andando, comunque si sta lavorando alla creazione di questo staff che funga proprio da regia per coordinare questo servizio. Però ci tenevo anche a dire che nonostante si tratta di cooperative che poi vincono l'appalto di gara, la maggior parte delle cooperative ha assorbito il personale già presente,
Ad esempio c'è una psicologa qui da noi che fa parte di Besana insieme alla nostra responsabile del servizio, Elena Tettamanzi, che lavora per la tutela minori, presa in carico dalla cooperativa che vince l'appalto ormai da 14 anni. Quindi stiamo lavorando proprio per questo, anche per dare una continuità del personale, questo sicuramente. Grazie Assessore. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Prego, dottor Coscarelli. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Roberta Alessandro. Favorevole. Romano Flaviano. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Luca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Non ho sentito. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Grazie. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. 16 favorevoli, unanimità, Presidente. Grazie, grazie a tutti. Prossimo punto all'ordine del giorno. Abbiamo punto numero 7, eliminazione vincoli convenzionali ai sensi della legge 448/1998, articolo 31, commi da 45 a 50, come recepita nel vigente regolamento. Unità immobiliari in regime di edilizia convenzionata, siti nel comparto edilizio realizzato su aree in diritto di proprietà in via Mazzini. La parola all'assessore Viviani. Prego, assessore. Grazie Presidente, non mi voglio dilungare oltre, ma semplicemente distinguere tra il diritto di proprietà e il diritto di superficie, due cose, perché poi dopodiché andiamo a vedere anche cosa sono i vincoli convenzionali che noi oggi andiamo a vedere. In parte un esempio di questo tipo l'abbiamo incontrato già a maggio, ma in realtà lì era diverso perché era un intervento d'area, diciamo il PET. In questo caso invece noi andiamo a togliere i vincoli convenzionali su tre immobili all'interno di fabbricati di un intervento di costruzione e edilizia tradizionale, cioè condiviso di proprietà. Questi tre appartamenti furono costruiti in convenzione definendo quegli appartamenti destinati a edilizia convenzionale. C'è usanza, diciamo, era in uso negli anni passati fino agli anni, primi anni 2000, no? Andare a realizzare degli interventi urbanistici e l'utilizzazione e costruzione di grossi interventi, 30, 40, 50 appartamenti, dove una quota parte di questi appartamenti venivano destinati a edilizia convenzionale, cioè erano appartamenti assegnati e venduti a prezzi agevolati, diciamo a prezzi di cooperativa. Cioè vuol dire che nella palazzina dove c'erano, che ne so, 10 appartamenti tradizionali, ce n'erano due in edilizia convenzionale. Questo ci può anche star bene. Cosa succede però? Che essendo edilizia convenzionata, i proprietari, gli acquirenti, non hanno gli stessi diritti dei proprietari correnti, cioè chi ha diritto di proprietà, ma hanno semplicemente un diritto di superficie. Ora, loro, per poter vendere i loro appartamenti, devono vendere i loro appartamenti solo a persone che hanno le stesse caratteristiche di persone che potevano accedere ai diritti agevolati, le giovani coppie con un reddito basso o situazioni disagiate e quant'altro, ma soprattutto dopo 10 anni, non prima, e avrebbero comunque sia venderli con un prezzo definito direttamente o dallo IACP o dall'area e quant'altro, non il prezzo di mercato. Poteva succedere che il vicino vendeva a, facciamo conto, a 1000 e loro erano costretti lo stesso appartamento a fianco a venderlo a 700. È chiaro che la situazione è quella, ma soprattutto dopo 10 anni, ma dopo 20 anni loro
erano, sono obbligati a comunque a pagare la differenza sul valore venale del terreno pagato. Voglio dire, loro avranno sempre questo vincolo, no, di cessione d'area, cioè a prezzo agevolato, e in più devono pagare al comune il valore del terreno. È vero che dopo 10 anni, 20 anni, ma il problema è che il valore comunque sia di un immobile così si depaupera, invece il valore dell'appartamento vicino cresce. Allora noi con questa situazione noi andiamo a togliere quel vincolo vincolo percentuale di edilizia convenzionata all'interno degli interventi di costruzione tradizionale. Cioè, ma infatti è già una situazione che ormai si sta generando in altri comuni, in altre situazioni, cioè quelle quote di edilizia convenzionata all'interno dei piani di utilizzazione tradizionale vengono completamente depennate, vengono completamente cancellate, perché si creano delle situazioni assolutamente ingestibili tra uno e l'altro, cioè l'inquilino nello stesso condominio di serie A e quello di serie B. E questa è una situazione, anzi, sicuramente dovremmo dare comunicazione ai cittadini, per cui a Resana molte sono queste situazioni, che conviene a loro stessi liberarsi di questo vincolo. L'intervento non è assolutamente oneroso, non è, cioè, ha il suo costo, ma non è una cifra stratosferica. Diciamo che su questi 4-3 appartamenti l'amministrazione potrà incassare sulla differenza d'oneri dai 13 ai 14 mila euro, vale a dire che un appartamento spendi 4 mila euro, ma hai la possibilità di venderlo al prezzo di mercato e non più a un prezzo convenzionale. Ecco perché siamo molto molto favorevoli a questa iniziativa, a questa richiesta da parte dei cittadini. E ripeto, bisognerà anche farla veicolare in altre situazioni, in modo tale che i cittadini spezzino questa catena dell'edilizia convenzionata, perché ci siamo accorti che o realizzo delle strutture dell'edilizia convenzionata, ma la commissione non può esistere, ed è una situazione che ha degenerato e ha generato in tante altre realtà, non a Besana perché l'intervento è piccolo, ma altre situazioni delle forse tensioni anche sociali. Grazie. Grazie Assessore, se non ci sono... sì, Consigliere Cazzaniga, prego. No, volevo dire che vabbè, sono ormai decenni che a Besana facciamo questi cambiamenti riguardo sia alle cooperative sia ai privati, nel caso in cui lo richiedano, anzi abbiamo fatto nel passare degli anni almeno 2 o 3 volte degli interventi sul besanese, perché erano state fatte delle, come dire, dei cambiamenti che appunto facilitavano questi tipi di passaggi. Quindi se dobbiamo rinformare i cittadini andiamo avanti a informarli, però l'abbiamo fatto già diverse volte. Grazie, passiamo alla votazione. Dottor Coscarelli, prego. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Romanò Flaviano. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Luca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Nerazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Non so se... okay. Pieri Piero Angelo. Favorevole. 16, unanimità. Grazie, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Romanò Flaviano. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni.
Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Colotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Pettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angio. Favorevole. 16 unanimità. Grazie. Allora, siamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Approvazione, modifica numero 3 dell'elenco annuale dei lavori anno 2020 del programma triennale opere pubbliche 2020-2022 e contestuale modificazione del DUP approvati con delibera di Consiglio Comunale numero 10 del 6 aprile 2020. Lascio la parola all'assessore Casiraghi. Prego, assessore. Grazie, buonasera. E dunque, andiamo a modificare l'elenco annuale dei lavori del triennale 2020-2022 per poter andare a completare le opere di urbanizzazione primaria del piano integrato intervento di Cazzano. Questo piano era stato stipulato nel 2007 e con l'impresa di costruzioni, e si dovevano eseguire delle opere di urbanizzazione in questo contesto. Le opere sono state nel 2016, non erano ancora completate, venne fatta una diffida a completare queste opere. A tutt'oggi non ancora completate, quindi il comune si è praticamente avvalso della possibilità di escusso praticamente le fiducioni che ha riportato, tra l'altro, appunto nel bilancio per 445.000 euro, e quindi questa somma la troviamo appunto nel capitolo del corrente bilancio del 2020, per cui noi andremo a completare queste opere. Sono stati stanziati, tra l'altro, invece di 445 500 mila euro, perché si è visto, insomma, di dare un completamento definitivo a questa zona, e per cui andiamo a modificare il piano triennale e poter attivarci subito con questi lavori. Credo di non so se poi avete bisogno di qualche informazione o i documenti. Grazie, assessore. C'è qualche intervento sull'argomento? Consigliere Cazzaniga, prego. Senti, volevo soltanto dire che noi ci asterremo in questo caso, pur approvando comunque un triennale al quale abbiamo votato contro, ma in questo caso ovviamente si tratta solo di poter mettere in atto l'intervento per l'escussione, quindi ci asterremo. Voglio giustificare l'astensione. Ok, grazie. Grazie, consigliere Cazzaniga. Passiamo allora alla votazione. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli no. Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Bloccato. Corbetta Alessandro. Favorevole. Mi sentite? Grazie. Sì, adesso sì, grazie. Romano Flaviano. Ottimo, grazie. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatori Alessandro. Favorevole. Dolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Astenuto. Pettamanzi Maria Giovanna. Astenuto.
Villa Fabrizio. Astenuto. Cattaneo Andrea. Astenuto. Maddaloni Stefano. Astenuto. Alfieri Piero Angelo. Astenuto. Abbiamo 10 favorevoli e 6 astenuti. Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea, Maddaloni Stefano e Alfieri Piero Angelo. Grazie. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Carina Roberta. Favorevole. Pozzolo Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Romano Flaviano. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Luca Giovanni. Favorevole. Cacciatori Alessandro. Favorevole. Palotta Massimiliano. Favorevole. Mirazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Astenuto. Tettamanzi Maria Giovanna. Astenuto. Villa Fabrizio. Astenuto. Cattaneo Andrea. Astenuto. Maddaloni Stefano. Astenuto. Alfieri Piero Angelo. Astenuto. Abbiamo 10 favorevoli e 6 astenuti, che sono Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea, Maddaloni Stefano e Alfieri Piero Angelo. Presidente. Grazie. Allora, abbiamo concluso la trattazione dei punti d'ordine del giorno. Lascio un attimo la parola al consigliere Villa, che vuole dire due parole. Prego, consigliere Villa. Sì, niente, è una cosa che avrei voluto dire all'inizio, però non ho potuto per problemi di connessione. Niente, volevo a nome dei consiglieri di minoranza fare un saluto e un bentornato al consigliere Tolotta Massimiliano. Grazie. Grazie del bentornato, ma non sono morto, almeno quello. Abbiamo visto, anche se dalla voce, insomma. È stata dura, ma dai, ne sto venendo fuori. Sono ancora un po' convalescente, ma spero di venirne fuori presto. Tieni botta, ciao. Ciao, grazie. Benissimo, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Buona serata, grazie, buona serata, buonanotte più che altro. Buonasera. Buonasera a buonanotte. Tutti. Buonasera a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte.